Noi faremo pochi interventi molto mirati alla chiusura di alcuni blocchi del nostro laboratorio e in questo senso diventa proprio un evento estremamente importante, proprio perché all'interno di questo evento noi faremo le registrazioni e ci potremo anche interrogare su quanto il lavoro poi fatto dai cittadini e dagli attivisti, soprattutto da loro, abbia poi portato il risultato atteso. Come molto spesso diciamo, noi cospiriamo per quale obiettivo? Per l'obiettivo di cambiare un sistema malato, che è il sistema romano, come avete visto nella gestione Alemanno e nella gestione Marino, e soprattutto nelle gestioni precedenti, anche se questo tipo di gestione era meno visibile perché la crisi non mordeva così forte come sta mordendo negli ultimi 8 anni. Quindi questa è una mia breve introduzione. Oggi parliamo di politiche sociali, abbiamo ancora molte persone fuori, quindi io sto prendendo anche un po' di tempo per permettere ancora di entrare. Mi pare che abbiamo bisogno ancora di 2 minuti, quindi questa è una breve introduzione. Come primo blocco partiamo veloci perché le altre parti saranno più di proposta e più di analisi, a volte con tagli accademici, a volte con tagli esperienziali, però diciamo che con il primo blocco noi partiamo proprio all'attacco, perché non possiamo cambiare un sistema fatto di accreditamenti, un sistema che è stato basato sulla totale mancanza di trasparenza, se non siamo noi in prima linea a sapere che cosa non funziona e a metterci la faccia nel chiamare con nomi e cognomi proprio quei nodi malati, quei noduli malati che vogliamo aggredire. Quindi il primo blocco del nostro laboratorio è proprio Sistema Roma. Io adesso passo la parola a uno dei referenti, dei nostri cittadini che si è avvicinato al Movimento 5 Stelle, che poi è stato individuato proprio dal tavolo delle politiche sociali e dal gruppo come un po' il loro referente, come il loro nodo per riuscire a rappresentare e a organizzare una delle proposte alternative che poi si sono state messe nero su bianco nel programma che potete vedere online. In realtà, come abbiamo fatto nel 2013, abbiamo un programma molto più esteso, che è praticamente il nostro programma di anni di cittadinanza attiva, però non avevamo intenzione di fare il programma di Prodi di 267 pagine in cui poi alla fine non si realizza nulla, quindi ci siamo messi e loro si sono messi in un'ottica di responsabilità, con pochi punti molto chiari, molto individuabili. E quindi io passo la parola a Giuseppe Sartiano, che proprio come cittadino e poi successivamente come attivista del Movimento 5 Stelle si è messo in gioco in prima persona e farà una breve introduzione dei lavori prima di passare la parola proprio al primo blocco, che è Sistema Roma. Grazie. Buongiorno a tutti, mi presento brevissimamente, cerco di non tediarvi troppo. Giuseppe Sartiano, come diceva Massimo, individuato dal gruppo del tavolo delle politiche sociali come referente, un gruppo composto da gente di vario tipo. Abbastanza vivaci da questo punto di vista. Ci incontriamo e scontriamo su tematiche varie e alla fine in realtà riusciamo a trovare una sintesi. Vi volevo dire due parole rispetto al metodo che utilizziamo.
l'ascolto soprattutto. Noi abbiamo cercato di intercettare, di ascoltare, di andare a raccogliere i bisogni e le istanze della cittadinanza. A volte ci siamo riusciti, a volte no, un po' per caratteristiche e difficoltà nostre, un po' perché alcuni temi sono difficili, complessi, complicati, e non sempre basta la tecnica o un po' di entusiasmo, ma serve tanta forza, tanta energia. Il gruppo ha prodotto tanto, cioè quello che il gruppo ha prodotto è quello che vedete anche nel programma, cioè abbiamo dato veramente fondo a tutte le nostre energie per produrre un programma che potesse, per quello che noi vedevamo, rispondere alle esigenze di questa città. Mi auguro che di continuare su questa linea, cioè di continuare ad ascoltare, a raccogliere, ad integrare e soprattutto a produrre quello che nella nostra testa è un sogno, quello di poter cambiare Roma con tutte le idee che in questi anni abbiamo raccolto. Noi ci crediamo, al di là di Mafia Capitale, anzi forse perché l'abbiamo guardata negli occhi per tanto tempo e ora non ne possiamo più, sia come cittadini che come lavoratori che come attivisti, non ne possiamo più e vogliamo che questo cambi. Io mi fermo qui, saluto, anche se faccio una cosa strana, perché in genere i ringraziamenti si fanno alla fine, però io vorrei ringraziare da subito tutti quelli che hanno partecipato, i cittadini innanzitutto e poi tutti gli attivisti e le persone che a vario titolo parteciperanno e renderanno questa giornata sicuramente utile e interessante. Grazie a tutti, grazie. Allora io chiedo a Giuseppe se ci lascia uno spazio libero, poi anche io lascerò il mio spazio, in modo che qua non saremo magari più di due e potete anche alternarvi. Abbiamo deciso di partire con Giuseppe De Marzo, che rappresenta Libera, e ci farà un intervento di una decina di minuti proprio per vedere dal punto di vista di Libera cosa si può cambiare, cosa c'è che non funziona al di là del taglio della magistratura, perché loro hanno un approccio civico e molto attento dal punto di vista della legalità. Ma intanto grazie per il vostro invito, io non solo rappresento Libera a questo tavolo, ma anche il Gruppo Abele e il Coordinamento Nazionale di Miseria Grave, che è una campagna lanciata da Libera e Gruppo Abele 3 anni fa, che raggruppa circa 2000 realtà del sociale, del volontariato laico e cattolico in Italia. Per cui grazie per questa possibilità, perché crediamo in questi 3 anni di aver, proprio lavorando in più di 100 città italiane sul contrasto alle diseguaglianze e alle mafie, colto alcune delle questioni che socializziamo volentieri con voi, perché temiamo che il sistema Roma diventi un po' il sistema Italia da questo punto di vista. Allora, innanzitutto penso che tutti voi sappiate, qualche giorno fa Leva ha presentato l'ultimo rapporto Istat 2016 sulle diseguaglianze in Italia, e il vero dato per noi scioccante, l'abbiamo pubblicato anche sui nostri siti, e vi leggo le parole di Aleva, e cioè abbiamo un sistema di protezione sociale tra quelli europei meno efficace ed incapace di far fronte all'aumento di diseguaglianze e povertà. La vera notizia politica sul quale purtroppo non abbiamo sentito forte la voce di altre forze politiche nel tentativo di contrastare una tendenza che si dà già per assodata nel nostro paese, cioè quella di istituzionalizzare la povertà. Io vado a flash, negli ultimi 7 anni cosa è cambiato? Per la prima volta nella storia noi abbiamo raddoppiato e triplicato i numeri della povertà relativa ed assoluta. Nelle serie Istat, che partono dal 72, non ci sono dati peggiori rispetto agli ultimi che trovate nel rapporto Istat. Parliamo di 4 milioni e mezzo di italiani in povertà assoluta, di 9 milioni di italiani in povertà relativa. Quello che ci preoccupa nel contrasto alle mafie soprattutto è l'aumento della dispersione scolastica. Sapete che noi abbiamo la peggiore dispersione scolastica d'Europa, il 17,6%, a fronte di una media del 13,2%. Ma quello che ci preoccupa è che al sud questa media arriva al 20, 21, 22. Poi abbiamo contratto altre malattie, come quella dei working poors. Abbiamo in Italia 4 milioni di lavoratori che rimangono poveri. Sarebbero illegali per la nostra Costituzione, che prevede l'articolo 36, che il contratto sia legato, messo in allarme contrattuale, a un salario dignitoso, e quindi torna il concetto della dignità
che si continua a perdere. Abbiamo anche 2.300.000 net, avete visto, io vi do questi dati per arrivare a una conclusione. Nel nostro paese la lotta alle diseguaglianze non viene più fatta da molti anni, altrimenti non ci troveremo in una situazione per la quale abbiamo norme che di fatto, tra l'altro vi ringraziamo perché i 5 Stelle hanno appoggiato al Parlamento una risoluzione che abbiamo presentato insieme a tantissime realtà, che faceva notare alla Commissione Europea come sono stati tagliati 240 miliardi di welfare in questi 7 anni di crisi. E come nel nostro paese il motivo per cui, perché non è un virus che si contrae in stazione quello di diventare poveri, no? E non penso sia frutto del karma delle mie vite passate, ma evidentemente le scelte di politica economica sbagliate. E allora noi abbiamo analizzato, non in maniera ideologica come reti sociali, le norme fatte in Parlamento e denunciamo qui, come abbiamo già fatto in Parlamento, in Commissione Affari Sociali e la Camera, il fatto che questo governo e i precedenti abbiano tagliato per il 60% il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali nel corso degli ultimi 7 anni e il fatto che noi, secondo l'European Social Policy Network, che è un network di reti che studia le politiche sociali in Europa di tutti i paesi, siamo il peggior paese per le politiche sociali perché non abbiamo introdotto una misura di sostegno al reddito, cosa che voi conoscete bene perché abbiamo promosso la campagna per il reddito di dignità un anno e mezzo fa, che purtroppo non ha trovato, a parte il vostro consenso, quello di Selle e di un pezzo del PD, all'inizio non ha trovato un seguito nel nostro paese. Cosa vogliamo arrivare a dire? Roma da questo punto di vista è un po' l'emblema, ogni anno ne abbiamo tagliato dai 40 ai 50 milioni di euro alle politiche sociali, questo è un fatto devastante. Ma non solo, noi abbiamo una situazione, e lo denunciamo perché pare che in questi 3 anni non si è capito, che diventa per noi antimafia sociale impossibile contrastare le mafie, una situazione in cui c'è una perenne ingiustizia sociale. La precondizione per sconfiggere le mafie, capiamoci, è la giustizia sociale. Per cui senza scuole, senza sanità, senza lavoro non si va da nessuna parte. Per cui anche quando si parla di legalità noi siamo confusi, ultimamente Don Luigi lo dice spesso, attenzione a parlare di legalità, perché la legalità oggi in Italia è qualcosa che è stato reso, hanno reso legittime una serie di ingiustizie, per cui dovremmo preoccuparci di fare giustizia più che di seguire la legalità, perché attraverso la legalità in questa città sono entrate le mafie. E qui un altro piccolo passaggio su Mafia Capitale che vi vorremmo ricordare. Noi lo denunciammo diversi anni fa, inascoltati, l'hanno denunciato cooperative sociali che sono state poi appestate in questa città. La mafia entra a collegare al massimo ribasso in nome della legalità, giusto per capirci, quelle prima imposte da Alemanno e poi riproposte da Sabella, che noi abbiamo contestato. L'hanno fatto tutti i pezzi del sociale a Roma. E vi ricordo, in questa città gli anticorpi sociali ci sono le reti sociali che da anni vanno avanti contrastando le diseguaglianze, le ingiustizie, nonostante la politica e l'assenza di rappresentanza. Legare al massimo ribasso fino al 30-35%, vi prego, facciamo in modo che non si vedano mai più e che si possa anche uscire dalla trappola, andare a bando o affidamento. Anche questa è una fesseria, scusateci. Vi invitiamo a invitare Felice Scalvini, l'assessore alle politiche sociali di Brescia, che è considerato uno dei migliori assessori alle politiche sociali. Lui va per accreditamento. Perché qualcuno si è scordato che fare l'amministratore, fare politica, significa assumersi le responsabilità, non solo sapersi presentare su Facebook o prendere dei voti, il che significa saper guidare una visione delle politiche sociali. Cioè significa che se io dico che l'universalismo vale, arriviamo al tema per noi, così lo socializziamo subito, se dico che l'universalismo vale ancora, che la Costituzione vale, che l'intangibilità della dignità umana è il paradigma di civilizzazione su cui costruiamo l'Italia e l'Europa, lo faccio valere, non vengo a raccontare che non ci sono i fondi, che ci sono i tagli, che do le gare a bando per cui assegniamo un servizio e dopo 2 anni lo rotiamo. Significa non capire niente di politiche sociali se qualcuno propone la rotazione dei servizi dopo 2 anni, per esempio, perché significa non capire che siamo al welfare di comunità già sperimentato, di una cosa che funziona, che si rischia di abbattere in nome della legalità, facendo entrare o le holding, che sono in grado di pagare un servizio a un prezzo più basso e quindi di sfruttare l'operatore e l'utente, oppure le mafie, che fanno dumping economico. Per cui, penso che ho ultimi 2 minuti, sì, sì. Vorrei socializzare questa riflessione, che noi siamo davvero preoccupati, ve lo dico col cuore, come Libera, come Gruppo Bene, ma come tante reti con cui lavoriamo in tante città. Per noi il motivo per cui evidentemente in questi anni noi stiamo vivendo un degrado così forte che ha messo le politiche sociali all'ultimo posto, che fa sentire le persone sole,
i suicidi sono triplicati per questo motivo, è l'attacco che si fa all'idea di universalismo contenuta nella nostra Costituzione, che oggi il ministro Poletti porta nei documenti ufficiali insieme alla Commissione Europea parlando di universalismo selettivo. E ne siamo preoccupati. L'universalismo selettivo è la nuova cultura che avanza forte in Italia e in Europa. Sarebbe un ossimoro per chi capisce del mestiere. E invece è questo. Cioè, come dire, siamo 100 i poveri, quelli che avremo diritto ad avere diritto? Non ci possiamo fare niente. Abbiamo soldi per 10. E scateniamo la guerra del povero contro il più povero passando questa fesseria che lo Stato, invece di avere l'obbligo, come previsto dalla Costituzione, di rimuovere le cause della povertà e di intervenire, non interviene più. È universalismo selettivo. Allora non capiamo, perché se arriviamo all'universalismo selettivo, lo diamo già per assodato dalla società, abbiamo perso tutti e hanno vinto le mafie, la corruzione, che non a caso aumentano quando l'incertezza sull'utilizzo dei diritti sociali inizia a percepirsi vana per il cittadino, per cui il cittadino cerca le scorciatoie, tra cui anche le mafie, che sono diventati prestatori di lavoro, di welfare, di sicurezza sociale. Per cui se ci volete aiutare, ci vogliamo aiutare a contrastare le mafie e la corruzione, il tema della lotta alle diseguaglianze è il tema a Roma come in Italia come in Europa, e lo si fa con lo strumento della Costituzione. E noi da questo punto di vista saremmo felici di trovare alleati di strada, perché ci si riconosce sul cammino, e in questa città, vi ripeto, ci sono gli anticorpi con cui ci si può confrontare e da cui poter partire anche con esperienze creative di mutualismo sociale. Però nemmeno un passo indietro sull'idea dell'universalismo. Se cediamo lì, stiamo dicendo che hanno ragione tutti coloro che pensano che il darwinismo sociale è la regola per tutti noi. Per cui il peso arriva sul più debole, sull'ultimo, su chi ha perso il lavoro. Ecco, noi a quest'idea ci opponiamo con forza, perché crediamo davvero che la dignità sia la stella polare che tutti dobbiamo seguire. Grazie. Allora, io ringrazio Giuseppe De Marzo, veramente, sono parole che, anche se sembra strano, sono curative, sono lenitive per chi crede ancora di poter cambiare questo sistema. Però noi siamo concentrati su Roma, quindi chiederei anche ai prossimi relatori di riuscire a circostanziare anche con attualità, con metafore, con esempi, esattamente rispetto, perché sicuramente Roma è proprio rappresentativa di qualcosa che non funziona a livello di sistema italiano, è la capitale del non funzionamento italiano, quindi per noi che al momento siamo accreditati come la prima forza politica su Roma, è la più grande sfida veramente che possiamo immaginare, e da un certo punto di vista vogliamo veramente affrontare. Io affronterei subito i prossimi due nostri relatori, che saranno appunto Gabriele Mandolesi di No Slot e Gabriele Mandolesi di Slot Mob e Marco Dotti di No Slot. Siccome credo, mi servirebbe Patrizio qua nelle vicinanze, credo che forse Gabriele ha meno fretta, e magari se facciamo andare con Marco, se possiamo provare ad andare con Marco, che ci ha pazientemente aspettato, perché siamo scivolati un pochino in avanti con i tempi, e successivamente invece, tra l'altro si conoscono anche molto bene, perché è una battaglia, siamo un fronte comune, scusate l'apsus, siamo un fronte comune, perché è un sistema, probabilmente noi sappiamo, Marco vi confermerà, che a Roma abbiamo il più alto numero di macchinette in rapporto alla popolazione, però ci sono tanti altri dati, Marco Dotti di No Slot, che scrive su Vita, è uno dei massimi esperti, ha fatto degli scoop anche molto importanti proprio che sono andate a smascherare le politiche delle 13 sorelle, delle multinazionali del gioco d'azzardo, che in Italia sono veramente la fanno da padrone per quanto riguarda molte delle politiche economiche. Attualmente non risponde, allora io direi
Vediamo un secondo. Vabbè, andiamo, io direi che iniziamo. Non iniziamo perché è arrivata Virginia. Ciao Virginia. Ecco, come avevamo accennato prima, noi siamo in posizione di ascolto, quindi Virginia è venuta proprio ad ascoltare i nostri ospiti e chiuderà la fine del primo blocco e la fine del secondo blocco. Adesso stiamo parlando del Sistema Roma, un breve riassunto anche per Virginia, ha parlato Giuseppe Di Marzio, Giuseppe De Marzio, mi ero dimenticato il De, e per il gruppo Abele e per Libera, e adesso iniziamo con Gabriele Mandolesi, se ti puoi accomodare, gli Slot Mob, e poi successivamente con Marco Dotti di No Slot. Perché? Perché uno dei temi emergenti, Gabriele, è proprio come il cittadino si renda esattamente conto di quanto siamo aggrediti da questa politica economica anticiclica, in cui l'unico settore che sembra fare affari e crescere è quello del gioco d'azzardo, mentre, come ha detto prima De Marzio di Libera, abbiamo tagli al welfare che sono centinaia di miliardi a livello europeo e sono decine e decine di miliardi a livello italiano. A te la parola, Gabriele. Grazie per l'invito, sono Gabriele Mandolesi, sono il coordinatore di una campagna Slot Mob, che è una campagna che da circa 3 anni si occupa di azzardo su tutto il territorio italiano. Giusto 3 settimane fa, il 7 maggio, abbiamo fatto un evento contemporaneo in 61 città. Siamo fondamentalmente associazioni, reti del sociale, singoli cittadini che sentono fortissimo il problema dell'azzardo nel loro territorio e che hanno deciso di impegnarsi su questo, e da poco insieme a Giuseppe De Marzio siedo al tavolo costituito da Libera proprio sulle politiche sociali. L'azzardo io lo vedo come un sottoinsieme di tutti i problemi di cui ha parlato Giuseppe, perché azzardo vuol dire povertà, come diceva Massimo, in questi anni di crisi l'azzardo è stato l'unico settore che è cresciuto, proprio perché è un business anticiclico che fa leva sulla disperazione e la povertà, dandogli l'illusione anche attraverso un marketing molto aggressivo che è inutile in un periodo di crisi pretendere diritti, puntare su te stesso, fare rete insieme agli altri per uscire dalla situazione in cui stai. È inutile, non ce la fai, tanto vale tentare la sorte e sperare un colpo di fortuna che risolva i problemi tuoi, dei tuoi figli, dei tuoi nipoti. Non a caso le famose rendite, cioè quelle che ti danno 100.000 euro subito, poi 5.000 euro al mese per 20 anni e poi altri 100.000 euro alla fine, non esistevano, sono nate nel 2009, l'anno d'inizio della crisi. Parlare di azzardo significa anche parlare di mafie, non lo dico io, non lo dice neanche Libera, lo dice direttamente la Procura Nazionale Antimafia, che ogni anno nel suo rapporto fa un elenco con nomi e cognomi di tutte le cosche mafiose che in Italia si sono infiltrate nell'azzardo legale, non in quello illegale, ma in quello legale, perché è uno dei settori dove con più facilità si riesce a riciclare delle quantità enormi di denaro, anche perché le famose VLT, che sono le slot machine che trovate nelle sale slot e quelle chiuse da fuori, si possono inserire direttamente 500 euro a botta, una partita dura 2 secondi, non c'è il riconoscimento del giocatore, si possono mettere 500 euro, giocare 1 euro, richiedere 499 euro indietro, andare alla cassa a prenderli e in caso di controlli del fisco quei 499 euro sono puliti. Quindi partiamo dal presupposto che non è come dicono i vari governi che si sono avvicendati che il problema è il gioco illegale, ma il problema è proprio il gioco legale. Ed è un problema di tutti, perché dai dati che sono stati diffusi dai monopoli di Stato nel 2015, in Italia
abbiamo giocato 88 miliardi di euro, più o meno 4-5 finanziaria. La perdita secca degli italiani è stata 17 miliardi di euro. Quei 17 miliardi di euro sono consumi che abbiamo tolto ad altri settori dell'economia, magari più produttivi, magari che generano veramente valore, perché l'azzardo non produce niente come valore sociale. E non è un caso che soprattutto su Roma, e andiamo al punto, chiudono botteghe storiche, chiudono negozi che esistevano da una vita di quartiere perché non ce la fanno più, perché i consumi sono crollati, e aprono sale slot, aprono bingo. Ricordo che a Roma abbiamo il bingo più grande d'Europa, 900 postazioni a Piazza Re di Roma. Vi faccio un esempio molto personale: io lavoro in Prati, a 500 metri da Piazza San Pietro, ha chiuso un negozio storico, c'è una sala slot in un punto di transito di turisti. Su Roma oltretutto abbiamo più di 20.000 slot machine, di cui 6.000 sono le famose QLT, e se andiamo sulla Tiburtina lo vediamo tutti che cosa si è creato un casino praticamente a cielo aperto, con un ambiente anche abbastanza torbido. Ora, noi a tutti i candidati stiamo chiedendo due cose. La prima è se c'è la disponibilità di approvare una delibera per il contrasto al gioco d'azzardo su Roma, che è una delle pochissime grandi città che ancora non ha niente a riguardo. Una delibera che deve prendere due cose. La prima, una distanza minima dei punti sensibili, cioè almeno di 500 metri da scuole, chiese, oratori, ospedali, bancomat. Soprattutto non si deve vendere azzardo, ma neanche un gratta e vinci, perché non possiamo avere sale slot davanti alle scuole, visto che il gioco per minori oltretutto sta esplodendo. La seconda, noi non siamo un movimento che si occupa della cura, primo perché non abbiamo assolutamente le competenze per farlo, secondo perché per noi limitarsi a curare significa accettare che c'è un sistema malato che produce malattie e che noi l'unica cosa che possiamo fare è semplicemente arrivare dopo e curarlo. Noi vorremmo arrivare prima, e il punto per noi è proprio il fatto che lo Stato dà in mano a delle multinazionali enormi, private, for profit, con dietro i grandi capitali internazionali, anche quelli un po' torbidi, che ovviamente gestiscono l'azzardo per massimizzare il loro profitto. E l'unico modo per massimizzare il profitto è fare in modo che la gente giochi il più possibile, e non c'è niente di meglio per una multinazionale che qualcuno diventi dipendente dall'azzardo. Quindi noi vogliamo chiedere alla candidata sindaca se è disposta a portare avanti una battaglia che già portiamo avanti in Parlamento, di chiedere la messa in discussione del sistema delle concessioni a delle multinazionali private e di iniziare a pensare a un sistema dove non sono queste che gestiscono l'azzardo. Grazie. Gabriele, grazie mille. Un brevissimo commento da Davide, perché cioè, mi pare che abbiamo fatto un lavoro anche a livello regionale. E poi io passerei con Marco, se è in linea, con Marco Dutti di NoSlot, che probabilmente ci darà anche qualche numero. Grazie, io affianco Massimo nella gestione di questa giornata, vi porto il punto di vista della Regione Lazio. Da questi primi interventi avete capito l'importanza del tema in discussione oggi. Quanto sia importante creare questa rete di anticorpi al sistema Roma che bene abbiamo visto negli interventi precedenti. Qui parliamo di sfruttare i deboli della popolazione, le fasce più deboli, più a rischio, dove più si può anche guadagnare, sono state sfruttate da anni da chi sappiamo molto bene. Per questa rete ci hanno fatto capire come è fondamentale intervenire subito. Il Movimento 5 Stelle da anni sta ragionando su come intervenire per affrontare esattamente le criticità di questo sistema a Roma, cioè come possiamo supportare effettivamente la debolezza degli anziani, dei giovani, di quelli che sono sfruttati dal sistema economico e sociale. Il primo intervento ci ha fatto capire quanto sia importante mettere in rete queste esperienze e affrontare il tema dell'accreditamento. Come stiamo accreditando gli erogatori di servizi sociali? Sono quelle delle cooperative corrotte, sono quelle che stanno speculando sulla stabilità, sulla salute, sulla socialità, sulla prospettiva di universalismo? O vogliamo dare gli appalti, non in affidamento, non in bando, ma tramite competenze, tramite meritocrazia? Questa è la vera domanda. Poi il secondo intervento ci ha fatto capire anche come, lasciando Roma a se stessa, senza regole, senza controlli, senza il minimo di verifica di come stiamo intervenendo sulla sua popolazione, tutto in mano a chi se ne approfitta. Le slot machine vediamo ovunque, nei bar, in questi grandissimi centri, ma anche nel piccolo negozio sotto casa che prima era un artigiano e è diventato facilmente un riciclatore di denaro sporco.
è chiaro che dobbiamo intervenire subito. Il Movimento 5 Stelle in regione, già in comune, ha fatto molti interventi, anche a livello nazionale, porta avanti esattamente questa linea senza nessun dubbio. Aiutare chi rimane indietro e non permettere più che i poveri e gli sfruttati siano ancora maggiormente sfruttati. Quindi a questo punto lasciamo la parola al prossimo relatore che è connesso con noi direttamente. Ci senti? No, aspettate un secondo. Vediamo se si attiva. Spegniamo i nostri microfoni, proviamo. Aspetta, prova a dirgli se ci sente. Ci senti? Ci senti? Pronto? Prova a parlare. Chiudi. Io mi sento, mi sento. Perfetto, procedi. Ciao a tutti, la ringrazio per l'invito, ovviamente sono molto contento di poter partecipare. Credo sia, mi sentite, molto importante, è molto importante inserire nell'agenda politica, ma soprattutto della partecipazione, dell'attivismo civico e soprattutto declinata quando riguarda le politiche sociali. Credo sia importante inserire il tema dell'azzardo di massa perché è uno dei temi più impattanti non solo sulla salute di tanti cittadini ma sui territori, sui luoghi. Abbiamo flussi di denaro perfettamente illegali e perfettamente legali al tempo stesso che investono i nostri luoghi, le nostre relazioni e investono quindi il legame sociale, la comunità e come dire, tutti i luoghi, gli spazi e i tempi della partecipazione. E questo ormai i cittadini si sono resi conto. Nel 2015 sono stati quasi 90 miliardi di proventi e consumi in gioco d'azzardo, più della metà generata sulla cucina, quelle che vediamo nei bar, quelle che vediamo sotto casa, quelle che vediamo consumare le vite di tanti nostri cittadini. Però le coscienze si sono risvegliate e devono svegliarsi anche i decisori. Le coscienze si sono risvegliate, la gente ha capito che attraverso il punto di Archimede, il punto di leva dell'azzardo di massa, si può proporre e costituire una partecipazione e un'attivazione del legame sociale. E questo è fondamentale. Noi oggi sappiamo i costi perché li vediamo indirettamente, ma non abbiamo studi di impatto sui costi sociali indiretti, però di questo i sindaci si rendono conto benissimo, perché sanno benissimo quante persone vanno ai servizi sociali a chiedere aiuto, quante persone chiedono sostegno economico, perché l'azzardo di massa comporta non solo fenomeni di criminalità, se non ce la fai a accettare, quindi che deve andare a chiudere perché si sente male. Questo fenomeno di impiegamento strutturale si è stato quando è successo in questa patologia sociale è bastante come Roma, Milano, ma non Roma, si può dare portare al tema della patologia e dell'attivismo. Ecco, questo credo che sia fondamentale capire per agire e il Movimento 5 Stelle in questo sul piano nazionale sta facendo tantissimo e su scrivi per ricordare l'ultimo modo si farà tantissimo anche a Roma sul mondo. Marco, ci senti? Ci senti? Ok Marco, ti dobbiamo salutare, siamo in movimento ma non pensavamo che fossimo così tanto in movimento, per cui non sapevamo che anche tu fossi in macchina, quindi noi sappiamo il valore del tuo lavoro, rimandiamo tutti agli articoli su vita.it, i lavori incredibili che ha fatto di denuncia Marco Dottinino Slot, ricordiamo della proposta di legge sull'azzardopatia, sul contrasto al gioco d'azzardo di proposta proprio del Movimento 5 Stelle in Regione. Ci sono due proposte, uno sulla cura della patologia sul gioco d'azzardo proprio patologico e non sulla ludopatia come si dice erroneamente, quindi sull'azzardopatia, chiamiamola così, l'azzardopatia,
a mia prima firma, e un'altra legge quadro sempre a mia prima firma, per cui da queste poi abbiamo collaborato al comune quando erano all'opposizione i quattro consiglieri comunali. Abbiamo collaborato con Daniele Frongia, che ha creato proprio ha fatto un passaggio in commissione molto importante. Evidentemente è successo esattamente quello che era successo in Parlamento: sono passate troppe nostre posizioni, quindi sono diventati degli atti all'80% 5 stelle, e ovviamente sono stati fermati sia in Parlamento che al Comune, perché evidentemente avevamo fatto un lavoro di sistema per bloccare e contrastare un sistema che secondo noi era assolutamente troppo aggressivo nei confronti della popolazione fragile. E però in quel momento non stiamo governando questo paese, quindi ci hanno fermato. In quel momento non stavamo governando il Comune di Roma, è stato fermato. Anche Zingaretti evidentemente ha avuto i suoi portatori di interesse che gli hanno detto che una proposta di legge sulla cura e patologia del gioco d'azzardo in quel momento non doveva essere attuata pienamente, quindi risulta non pervenuta per il cittadino in massima misura. E io adesso passerei la parola, prima di far chiudere il primo blocco, poi a Francesco Silvestri con un intervento di 2 minuti, e poi a Virginia Raggi, passerei la parola proprio a Fabrizio Gessini, che è referente regionale di CNCM, ovvero del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori. Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabrizio, oltre a essere referente del Coordinamento Nazionale per la Regione Lazio, sono presidente di un'associazione di volontariato che da circa 30 anni, 32, a Roma ha una casa famiglia per minori, una delle prime che si sono aperte in questa città, ma ancora erano grandi istituti. Il tetto. Noi siamo in una città fondata sul mito dell'abbandono di due ragazzini che sono stati presi in affidamento da una lupa che... Scusami Fabrizio, abbiamo solo un momento di audio di cambio. Prova. Vai. Funziona? La lupa capitolina era una meretrice, le lupe, i latini insomma davano questo appellativo. E in questa città abbiamo dei bambini che vengono affidati alla lupa, cioè senza darci a tutti dei figli, ma a un sistema cittadino che se ne prende cura di questi ragazzini abbandonati. Negli primi anni 90 parliamo di 2500 bambini di cui la città di Roma si occupava. I dati di questi mesi parlano di 1900, di cui però 1100 sono minori stranieri non accompagnati. Quindi i bambini romani presi in cura dai servizi sociali e accolti nei vari, parliamo di quelli accolti negli istituti, che non si chiamano più istituti ma sono comunità familiari o simili, sono 700. Un calo abbastanza importante perché il numero dei 1100 ragazzini minori stranieri non accompagnati esprime un fenomeno piuttosto nuovo. La cosa che mi interessa proporvi è una riflessione su perché si è passati da 2500 a 700. Ma sono su Roma questi dati? Roma. Principalmente i municipi sono quelli che hanno in carico questi ragazzini, perché i minori stranieri non accompagnati invece sono in carico direttamente al servizio centrale del comune. E questi nostri figli, se posso dire come cittadino, venivano accolti a carico della collettività perché non potevano stare con le loro famiglie per i motivi più diversi. Il sistema della protezione dei bambini nella nostra città, ma devo dire che è un problema italiano, chiaramente ha risentito moltissimo del taglio e
delle riduzioni alla spesa pubblica che ci sono state in questi anni, le parlava prima benissimo Giuseppe Libera. Che succede oggi? Oggi succede che i bambini vengono messi negli istituti o vengono affidati al servizio sociale soltanto se c'è un intervento della magistratura, cioè la magistratura minorile è diventata il servizio sociale, cioè si sostituisce alla politica per quanto riguarda gli orientamenti della spesa nei confronti dei comuni, e Roma in particolare soffre molto. Succede quindi che diversi bambini, se prima erano 2500, non possiamo pensare che nel giro di 20 anni le nostre famiglie povere, le famiglie fragili, sono diventate così virtuose che non hanno più bisogno di aiuto per i loro bambini. No, semplicemente le spese si sono ridotte, i servizi sociali territoriali non hanno più le risorse e quindi vengono affidati alle comunità. Questo è un indicatore, perché poi è chiaro che il fenomeno sarebbe visibile con altri indicatori, io possiedo questo, perché non ci sono più le risorse per fare prevenzione, per fare per occuparsi di questi ragazzini. Leggo sul programma del Movimento 5 Stelle del candidato sindaco una dicotomia: preferiamo privilegiare l'affido piuttosto che quello che vengo in casa famiglia. È interessante, noi saremmo i primi, veramente in tanti anni di storia, personalmente ho avuto una certa esperienza di bambini che sono passati in casa famiglia e poi sono andati delle famiglie, ma ho avuto anche una discreta esperienza di ragazzini che sono stati affidati o anche adottati da famiglie e poi per motivi vari, di solitudine principalmente, il fallimento della famiglia affidataria o adottiva nei confronti di questo bambino, o anche semplicemente una crisi di coppia, insomma diversi dei motivi, portano ragazzi già grandi a finire dentro gli istituti. Quindi non è questa dicotomia casa famiglia piuttosto che affidamento familiare, è interessante ma scivoloso come argomento. Se torniamo ai soldi della lupa, è come se io ho due figli, uno di questi, preferisci mettere uno di questi due figli a casa di mia sorella, di mia zia, di mia nonna, perché voglio risparmiare. Ecco, questa è un'altra delle indicatori che vengono fuori. Il servizio sociale spesso privilegia o cerca di privilegiare l'affido familiare, non perché per quel bambino in quel momento è meglio andare in una famiglia affidataria piuttosto che in una casa famiglia, ma perché vuole spendere di meno oppure non spendere niente, che per carità è legittimo cercare di spendere il giusto, ma non è secondo me legittimo cercare di spendere meno sulla pelle di quel bambino. Anche perché se noi cerchiamo di fare un'operazione del genere su un bambino che oggi potrebbe andare essere eseguito meglio, ragionevolmente tra qualche anno abbiamo buone possibilità che dovremo spendere molto di più per cogliere i cocci di quello che è successo su un affidamento di un affidamento, su un fallimento di un affidamento di un'adozione. Cosa ancora? La legge prevede, questo lo prevede la legge nazionale, i bambini hanno diritto a stare in una famiglia. Prima scelta la loro famiglia, quella naturale. Seconda scelta un'altra famiglia. I numeri su Roma, ma anche i numeri nazionali, il numero nazionale dice che fuori dalla famiglia naturale ci sono circa 30.000 ragazzini. Di questi 30.000 circa la metà stanno in una famiglia della rete parentale, cioè sono affidati a nonni, zii, eccetera. I restanti 15.000, ce ne sono una grandissima parte che sono minori stranieri non accompagnati, quindi non c'è un'altra famiglia sul territorio nazionale, e sono in gran parte adolescenti. I numeri che dicono i bambini sul territorio possono andare nelle famiglie adottive sono fake, bufale, non ci sono così tante famiglie adottive potenziali o neanche affidatarie pronte a prendere i bambini, adolescenti, stranieri, problematici, alcuni disabili, cioè se vi dicono cose del genere vi stanno prendendo in giro, non esistono le file delle persone, delle famiglie disponibili a prendere affidamenti i bambini. Parlando di ragazzini adolescenti, un altro problema da mettere nel mucchio è che questi ragazzi, e la legge dice famiglia naturale, famiglia adottiva, oppure altra famiglia, oppure accompagnare l'autonomia. Ecco, i nostri figli, quelli della lupa famosi, hanno un difetto mediamente nella loro natura, crescono. Si avvicinano ai loro 18 anni e a un certo punto il Comune di Roma
tornare a Roma, vive fuori dalla porta. Il giorno prima di dover compiere 18 anni chiude tutte le possibilità di spesa, cioè il giorno che fanno 18 anni le candeline sono a carico di qualcun altro. Ma comunque questo è un problema vero, perché questi ragazzini il giorno dopo che hanno fatto 18 anni saranno in mezzo alla strada. Ci sono delle associazioni, qualcuno che se ne occupa comunque per un po', rimane comunque un problema sociale piuttosto grosso, scoperto. Io a 18 anni, se non avessi avuto la mia mamma e il mio papà che mi tenevano a casa a finire gli studi o comunque ad aiutarmi a prendere via nella mia vita sociale, sarei stato nei guai. Questi qua sono sicuramente nei guai, molti di loro, lo ripeto, non hanno nessuno su cui fare affidamento, e questo è un problema che la nostra città si dovrebbe decidere ad affrontare. 18 anni non è un traguardo dove uno è arrivato, un punto di partenza, e la debolezza delle proposte sociali su questa fascia d'età è veramente drammatica. Grazie. Grazie. Grazie a Fabrizio Gessini, come referente regionale del Coordinamento Nazionale Comunità per Minori. Ci aspettavamo ovviamente questo intervento ed è assolutamente un tema da sviluppare. Io passo la parola a Davide Barillari, nostro portavoce di regione. Grazie, allora siamo quasi giunti al termine di questo primo blocco. Come avete visto, abbiamo già toccato due aspetti fondamentali, che è la questione minori e la questione senza tetto povertà. Nei blocchi successivi andremo avanti con tutte le altre fasce deboli di popolazione, compresi disabili, gli anziani, i malati e i non tollerati. Quindi adesso chiamiamo qui al tavolo Francesco Silvestri, un candidato al Comune di Roma, e poi la nostra carissima Virginia Raggi. Devo precisare che abbiamo toccato molti aspetti, ma toccheremo molti più aspetti nel proseguo della giornata. L'importante è concentrarsi sulle parole chiave che sono uscite in questi interventi. Una parola chiave è prevenzione. Infatti spesso noi ci affrontiamo un sistema sanitario che cura la malattia, la patologia, cura la persona già malata, mentre noi tendiamo a investire, portare attenzione su come prevenire malattie, come prevenire patologie e come evitare che i fenomeni di cui già abbiamo qualche disagio, diciamo già prevedibile, possiamo anticiparlo e sostenere appunto tutte le forme di prevenzione possibile alle malattie. Quindi al nostro tavolo adesso Francesco Silvestri, poi seguirà Virginia. Grazie. Salve a tutti, allora intanto ringrazio gli interventi precedenti perché visto sono stati molto molto importanti, tra l'altro Virginia è saltato quello di Giuseppe, ma sono sicuro che si ripeterà perché è tutto in mio, perché pone dei spunti importanti da mettere sicuramente in merito a un'analisi approfondita interna. E per quanto riguarda invece il nostro discorso, noi intendiamo affrontare le politiche sociali con progetti di coprogettazione e di trasparenza. Coprogettazione in che modo? Nel modo affrontando in maniera molto molto più seria delle gestioni precedenti tutto il discorso relativo ai piani regolatori sociali, che sono uno strumento potentissimo e che possono richiamano un discorso di programmazione importante e sicuramente sono è tutto un discorso sistemico che chiama a raccolta tutta la cittadinanza e tutte le associazioni che tramite l'ascolto uno può mappare nuovamente tutti i bisogni del territorio e tramite queste riuscire a rifare una programmazione vera per mettere in alcuni territori delle cose che mancano e toglierle laddove non sono importanti. Vi ricordo che in alcuni i piani regolatori sociali sono fermi e praticamente è un copia e incolla da circa 10 anni di alcune esigenze, e queste non è possibile affrontarle così perché è uno strumento potentissimo. Per quanto riguarda invece il discorso di trasparenza, è importantissimo parlare anche di miglioramento della 355 per quanto riguarda proprio il portare la trasparenza dell'assistenza diretta e fare in modo che comunque i cittadini che si interfacciano a questo metodo conoscano perfettamente i servizi che le cooperative mettono in campo, conoscano perfettamente le cooperative e quello che offrono, e oggi non è così perché molto spesso abbiamo una domanda, una risposta indotta da questo punto di vista. Le richieste vengono spesso, abbiamo visto nei punti di servizio, spesso pilotate, e questo è un problema serissimo. E poi cerchiamo di ovviamente di incentivare quella che è l'assistenza indiretta, quindi dal punto di vista direttamente tra comune
il singolo usufruttore del servizio, che può direttamente scegliere che tipo di operatore assumere piuttosto di che servizio cooperativa usufruire. E questo è un altro strumento importantissimo, dall'altro aumentare soprattutto la trasparenza per quanto riguarda i servizi del PUA, che oggi ha un problema abbastanza serio, ovvero quello che è il punto unico di accesso, dove le persone si interfacciano, quindi è uno dei momenti più importanti, e sicuramente quello è un problema, perché al di là dello sportello spesso sono dipendente di una cooperativa, quindi c'è un piccolo problema, come la 328 prevede invece, di essere un dipendente del comune, perché è quello è un punto importantissimo, altrimenti verrà sempre in contatto alla domanda. Per quanto riguarda invece l'azzardo, anticipo un pochettino, noi siamo dispostissimi a prenderci questa responsabilità e l'abbiamo già cominciato abbiamo già una bozza di delibera pronta che prevede proprio quello che dici tu, Gabriele, nel senso non solo, ma mettiamo in discussione anche il discorso di pubblicità proprio nei spazi comunali come distanziometro, perché anche nell'azzardo 5 Stelle ha una lotta simbolo, è una visione tra chi vede tra un sistema che ti propone un passaggio da economia di mercato a società di mercato e chi invece cerca di puntare a far investire le persone su se stesse invece che in una macchina. Quindi da questo punto di vista c'è un impegno totale per contrastare questa cosa che a Roma oggi non viene contrastata. Grazie. Virginia, mi raccomando, il massimo di quello che faremo noi. Sarò soprattutto rapidissima. Allora, innanzitutto ringrazio tutte le persone che sono già intervenute in questo primo blocco, che hanno avuto modo di illustrare un po' l'inadeguatezza di quello che sino ad oggi è stato il sistema Roma sotto diversi punti di vista. In questi tre anni nei quali siamo stati, due anni e mezzo, nei quali siamo stati all'opposizione, devo dire che la Commissione Politiche Sociali, della quale io facevo parte, ha affrontato diverse tematiche, tuttavia, abbiamo parlato per esempio anche di ludopatia, tuttavia devo dire che ogni volta queste tematiche venivano affrontate e lasciate appese. Quindi posso azzardare e affermare che c'è una sorta di dispersione dell'attenzione dell'amministrazione riguardo a quelle che sono le problematiche sociali, perché effettivamente non si è riusciti a chiudere una singola tematica che abbiamo affrontato. Peraltro noi avevamo in animo da subito di rimettere mano per esempio alla 355, che è la delibera che di fatto disciplina l'assistenza domiciliare diretta e indiretta, e siamo stati fortemente frenati e scoraggiati perché giustamente l'allora maggioranza diceva ci sono gli uffici che stanno già lavorando a una nuova proposta, dateci i vostri suggerimenti e integreremo tutto. Questo è stato ripetuto varie volte all'esito di questi due anni e mezzo, tre anni di consigliatura, di fatto non abbiamo raggiunto un singolo risultato. Allora qui c'è da capire esattamente che direzione vuole prendere l'amministrazione, e noi riteniamo assolutamente grave che l'amministrazione non si interfacci con i soggetti che di fatto curano tutte queste tematiche, o comunque quando si interfaccia le ascolta e poi di fatto non procede, non mette mano, non revisiona, non riforma. Quindi è chiaro che il nostro principale obiettivo è quello di iniziare a chiudere i temi. La 355 l'abbiamo esaminata, ce ne avete parlato tantissimo, così com'è non va bene, bisogna riformare anche il sistema dei punteggi, dobbiamo passare a un sistema con punteggi ICF, dobbiamo privilegiare in molti aspetti un sistema di assistenza indiretta che oggi viene palesemente scoraggiato a fronte di un sistema di assistenza diretta che talvolta non è adeguato, può non essere adeguato. Quindi io ritengo fondamentale continuare il lavoro che abbiamo già iniziato da tempo e che oggi rappresenta un po' un simbolo di come procediamo, quindi questo confronto continuo con tutte le varie realtà, e ritengo fondamentale confermare la disponibilità del Movimento 5 Stelle a lavorare tanto sulla prevenzione dei problemi, perché ormai molti problemi siano belli che esplosi, possiamo dire, di prevenzione forse
ormai siamo un po' in ritardo, però continuare nella lotta contro tutte quelle forme di sfruttamento delle debolezze, delle fragilità delle persone e arrivare ad un punto fondamentale, che è quello di avere un'amministrazione che aiuta e sostiene le persone, cosa che ad oggi non è. E questo secondo me è gravissimo, visto che l'ente locale ha tra i principali obiettivi quello della cura dei propri cittadini. Quindi io credo di poter affermare in maniera chiara e forte che questi tavoli di confronto che sono stati aperti nel corso di questi anni continueranno e mi auguro che riescano a lavorare rapidamente e in maniera molto efficace per riuscire a raggiungere obiettivi che ci daremo e che devono essere portati a termine entro l'anno della consiliatura. Questo è il nostro impegno, credo, sono certa che sia anche il vostro e sono più che certa che riusciremo a lavorare su tutti i fronti in maniera determinata. Grazie. Grazie Virginia. Grazie Virginia, purtroppo c'era, meno male che Virginia si fermerà ancora per un altro blocco, perché proveremo a recuperare, dovevamo avere un intervento del forum del terzo settore all'interno del sistema Roma, ci proveremo a recuperare adesso, più tardi, e io direi di iniziare subito il nostro secondo blocco del laboratorio programma e iniziamo a parlare di disabilità. Abbiamo qui con noi Daniele Stavolo della Fish Lazio e puoi anche restare lì, abbiamo il cavo abbastanza lungo come preferisci Daniele. E allora, quale dei due è il cavo lungo? Patrizio. E poi successivamente avremo Agenzia per la Vita Indipendente, Gianni Spinuso e poi avremo, aiutami Francesco, a Giuseppe. L'emozione non ha voce. L'emozione non ha voce e poi. E poi chiudiamo con Abilia Tour. E poi chiuderemo con Abilia Tour. Grazie. Sì, volevo innanzitutto ringraziare il candidato Virginia Raggi, il dottor Vailari, il dottor Baroni per questa iniziativa che ci consente di affrontare alcune tematiche fondamentali dei cittadini con disabilità di Roma. Vediamo che nei tempi mi consentono ovviamente di trattare quelli più urgenti su cui si dovrà confrontare il nuovo consiglio comunale da subito. Per quanto riguarda le politiche sociali e in particolare le politiche per la disabilità, si avverte la necessità di individuare subito degli nuovi strumenti di partecipazione, nuove forme di partecipazione agli organismi rappresentativi delle persone con disabilità. In fase di consultazione, di esecuzione, di monitoraggio della normativa locale di settore. È un importante elemento di discontinuità rispetto alle passate politiche di gestione della politica cittadina, sarà rappresentato proprio dal lavoro partecipativo attribuito a questi organismi di consultazione, secondo me. Ci aiuta in questo caso la legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che peraltro è richiamata dallo stesso Statuto di Roma Capitale e dei suoi principi fondamentali e che individua tra i modelli di riferimento quello dell'osservatorio nazionale sullo stato di attuazione appunto della Convenzione, un organismo quindi di verifica, di monitoraggio, di conformità della normativa, in quel caso ovviamente nazionale, al dettato della Convenzione. Sarà quindi indispensabile anche a livello locale trovare soluzioni in questo senso, perché significa avvalersi dell'esperienza, delle buone prassi attivate dalle stesse persone che vivono e che cercano di risolvere queste problematiche, fino ad arrivare poi all'adozione di politiche strutturate e inclusive. L'esperienza conferma che sono proprio i servizi creati con queste forme di partecipazione a ottenere maggiori risultati in termini di qualità e anche di risparmio dell'amministrazione. È un esempio classico anche a livello locale il servizio di gestito dal Comune di Roma per il trasporto delle persone con disabilità, riservato alle persone con disabilità, che consente appunto alle persone di andare al lavoro, di svolgere la terapia, andare all'università e di partecipare alla vita della collettività. Questo è a proposito di buone prassi,
diciamo, l'ultimo intervento che c'è stato in questo settore ha finalmente visto protagonisti gli organismi di rappresentanza di cui parlavo attraverso la Costituzione, in un tavolo di lavoro, in un osservatorio, riunito sistematicamente per prima di tutto portare alla luce dei dati fondamentali sulla gestione del servizio, sui beneficiari, quanti erano, quali erano, e per poi arrivare alla formulazione e alla discussione di proposte operative. Il risultato di tutto è stata l'emanazione di una delibera di giunta 304 del 2014 che ha non solo consentito di migliorare il servizio sotto il punto di vista qualitativo, assicurare quindi il diritto di scelta dell'utente. Questo vuol dire avere un servizio anche quasi qualsiasi tipo che esso sia a meno rischio di corruzione e quindi più trasparente, ma ha prodotto un importante risultato in termini di risparmio nell'amministrazione. Stiamo parlando di quasi 100.000 euro nell'arco di soli 4 mesi. Purtroppo l'attuale amministrazione Vedolina ha preferito e deciso di non prorogare nuove modalità di questo servizio, le nuove modalità di erogazione e di non convocare più. Scusa Daniele, ci puoi ripetere che cosa ha portato risparmio in 4 mesi? Perché si è capito. Allora, prima di tutto il diritto di scelta del mezzo di trasporto, perché era un servizio gestito soltanto da un ente, un gestore, e che offriva un di fatto che non riusciva a portare a termine, diciamo, il servizio complessivo. Quindi la delibera realizzata grazie al lavoro dell'osservatorio ha garantito il diritto di scelta per tutto sul mezzo di trasporto, quindi pulmino in particolare o taxi. Sappiamo che il taxi ha avuto l'utilizzo del taxi con un risparmio enorme, si è calcolato di circa il 226% di risparmio rispetto al pulmino. Ok. Dicevo appunto, oggi purtroppo non è più in vigore questa delibera perché l'attuale amministrazione non ha deciso di non prorogarla, riportando la situazione a quella vigente nel 2004, quindi l'aggiornamento di 12 anni fa. Cosa bisogna fare? Bisogna anzitutto avere coraggio per... ovvero, scusa se insisto, Cina, puoi ricordare perché non tutti sanno... La situazione precedente l'hai accennata prima, ma se puoi fare un inciso, perché mi sembra molto importante il punto che stai toccando. Riguardo al regolamento del Consiglio, il regolamento del Consiglio del 25 del 2004, quindi un regolamento che non tiene conto ovviamente di tutta una serie di aggiornamenti, di nuove realtà esistenti. Quello che bisogna fare è porre, diciamo, riformare la base. Questo servizio che tenga conto, con un nuovo regolamento che tenga conto appunto di questi cambiamenti, che prevede nuovi criteri di accesso, che prevede equità in fase di erogazione e ovviamente aggiornamento rispetto al costo standard rispetto agli indici di Istat. Un ulteriore tema urgente riguarda la vita indipendente, quindi la gestione del servizio per l'assistenza domiciliare. È una risorsa ormai irrinunciabile per l'assistenza delle persone. I percorsi socioassistenziali, in particolare quelli autogestiti, consentono alle persone di alzarsi la mattina, di uscire di casa, di andare al lavoro, di avere un lavoro e di andare a scuola, di staccarsi dalla propria famiglia d'origine e di averne una propria, quindi è uno dei primi strumenti che garantisce partecipazione sociale alle persone. So che il tema verrà affrontato anche negli interventi successivi, io mi limito a dire che esiste una profonda difformità tra i diversi territori di Roma nella fase di erogazione di questo servizio. Sono ancora molte le segnalazioni che arrivano da parte delle nostre associazioni che riguardano la poca organizzazione e efficienza in servizio da parte dei diversi municipi, molte delle quali affrontano la questione del ritardo dei pagamenti per gli stipendi dell'assistente, un costo che va a finire a carico ovviamente dello stesso beneficiario del servizio ed è un disagio che fa diventare la disabilità uno dei principali capi di impoverimento delle famiglie. Riguardo
l'assistenza anche a seguito della emanazione della delibera di giunta regionale del 4 maggio che ha rivisto la materia, e non sono assolutamente più sufficienti le circolari delle comunicazioni che viaggiano tra le varie zone di Roma per affrontare, per cercare di porre un freno a atteggiamenti anche schizofrenici dei municipi, perché non è possibile, nel senso, di fronte a una situazione in cui delle persone ricevono un aumento del budget per gli stipendi per un mese e nei mesi successivi una riduzione del 30-40%, quindi occorre una uniformità nei vari territori rispetto a questo servizio, una revisione della 355 per fare in modo che anche questo servizio sia inquadrato in un'ottica di una pianificazione strutturata che metta la persona al centro e garantisca il diritto di scegliere e di realizzare possibili progetti di qualità, facendola uscire da una programmazione basata soltanto su una non finita emergenza. Grazie. Intervento si sono toccati punti molto molto importanti. Innanzitutto per chiare questo evento è inclusione e partecipazione. Abbiamo cittadini che sono esclusi dai servizi per tagli, per risparmiare, quando sappiamo che poi gli sprechi ci sono. Abbiamo visto anche che l'erogazione di servizi non è uniforme all'interno della stessa Roma. All'interno della regione poi ci sono ASL che si comportano in maniera davvero schizofrenica, la parola è esattamente questa. Anche perché gli atti aziendali delle singole ASL sono stati fatti senza un controllo coordinato della regione, quindi anche qua è mancato il controllo per verificare come i servizi sono erogati o meno nelle diverse zone della regione e della città. Il mancato pagamento è un altro tema molto importante, anche qui abbiamo tempi molto lunghi che non si spiega perché, se non per spingere i cittadini o rinunciare alle cure, basta fare una coda in qualsiasi pronto soccorso, in qualsiasi servizio, diciamo, di assistenza, e allo stesso tempo spingere verso il privato, perché qua quando il servizio pubblico non dà un servizio, quando lo depotenzia, quando tarda a pagare, cosa fa il cittadino che ha un problema effettivo urgente? Si rivolge al privato, quindi anche qua c'è questo sistema. Roma spinge verso il movimento del pubblico, verso un vantaggio privato. In sede attesa, esatto, esattamente l'esempio calzante. Perfetto. Scusami Davide, ti rubo solo la parola perché io ho l'emozione di presentare, diciamo, Gianna Spinoso, che ho considerato una mia maestra di vita negli anni, nei primissimi anni di 2000, quando da cooperativa in cooperativa, in quanto operatore sociale, sociosanitario, laureato, neolaureato, laureando, vagavo in cerca di una protezione più alta o comunque più di 7-8 euro l'ora da parte di qualsiasi cooperativa per lavorare gioiosamente anche in un settore che era quello della disabilità, e come tanti giovani, insomma, all'epoca magari fare qualcosa di buono per la società ed essere pagato. Bene, Gianna mi ha fatto cambiare prospettiva e mi ha spiegato che forse potevo essere maggiormente indipendente nel mio modo di erogare il servizio. Vi presento Gianna Spinoso. Ringrazio moltissimo Massimo per le parole che ha pronunciato, che sono per me un grosso incoraggiamento e riconoscimento, ed è bello vedere che anche così inconsapevolmente, no, il nostro lavoro segna qualcosa nelle persone che poi vanno avanti per la loro strada e fanno tesoro dell'esperienza degli altri. È proprio questo il senso poi del lavoro di associazionismo, del lavoro sociale, del lavorare con gli altri, per gli altri, per il stare meglio tutti quanti insieme. E il movimento per la vita indipendente è essenzialmente questo. Io porto l'esperienza dell'Agenzia per la vita indipendente e di EMIL, che è la rete nazionale, diciamo, delle associazioni che lavorano per la vita indipendente. Esiste una rete europea, esiste una rete, diciamo, internazionale. La vita indipendente, in due parole, che cosa significa? Significa essenzialmente
riconoscere il diritto delle persone anche con gravi e gravissime disabilità a scegliere i modi e i tempi di organizzazione e gestione della loro vita. Questo è. E noi a Roma prima abbiamo fatto un'esperienza, diciamo, Massimo ce lo ricordava, un'esperienza in qualche modo d'avanguardia, perché prima che ci fosse una legge nazionale che consentisse l'assistenza indiretta, noi abbiamo aperto la strada e già a Roma avevamo messo a punto una delibera del comune, abbiamo proposto una delibera al comune per un'assistenza autogestita. Poi la legge nazionale è venuta nel 98 e ci ha, diciamo, consentito, ci ha facilitato il percorso. E per questo, diciamo, da allora di strada se n'è fatta. Siamo partiti da una sperimentazione di pochissime persone a Roma, grazie alla tigna, grazie all'impegno, grazie alla azione determinata, diciamo, costante, cocciuta di tanti di noi. Alcuni non ci sono più e alcuni li voglio ricordare. Ricordo Miriam Massari, ricordo Grazia Vetrano, che è mancata pochi giorni fa. Ce ne sono tanti, diciamo, hanno fatto la storia di questo, non solo del movimento, ma la storia della, come dire, di dare una svolta, no? All'azione sociale per il benessere, per la vita, per migliorare la qualità di vita delle persone, che perché per noi è una rivoluzione questa copernicana, cioè mettere al centro la persona e la personalizzazione dei servizi, cioè il servizio non va così calato dall'alto e standard, no? A tutti la pensione, a tutti delle assistenze, sì, ma è uscito sulla base delle esigenze personali e degli obiettivi personali, del progetto di vita personale. E quindi, diciamo, la nostra esperienza e l'assistenza autogestita, che poi è il cuore della vita indipendente, perché se non hai una persona accanto con cui hai un feeling e un rapporto, una relazione positiva che ti accompagna per poter svolgere, no, le azioni della vita quotidiana, dall'alzarsi al mattino ad andare al lavoro, a far lavare i piatti e così via, ecco, tu non puoi vivere la tua vita, cioè è questo, no? I grandi obiettivi si raggiungono attraverso le piccole azioni reali e concrete della vita. E volevo dire, quindi noi questa rivoluzione, in tempi non sospetti, aveva anche, diciamo, mirava anche già a un obiettivo che poi è diventato scottante ai nostri giorni. Cioè abbiamo tolto già allora, noi con questo sistema avevamo un po' tolto di mezzo le varie terre di mezzo, no? Di cui ancora non si parlava, in tempi quindi non sospetti, diciamo. In questo modo. Ora non è tutte rose e fiori, perché il servizio c'è, l'ha detto Daniele prima, i nodi da sciogliere sono tanti, no? E lui già ha accennato ad alcune questioni importanti e io le sottolineo e aggiungo nello specifico. Un elemento importante è la precarietà, cioè questo servizio è precario, noi firmiamo un contratto, un programma per 6 mesi, tra 6 mesi io non so se ancora potrò pagare l'assistente,
Quindi perché una precarietà? Perché non si è fatto ancora un passaggio fondamentale dal concetto di contributo a quello di servizio. Cioè questo non è un servizio, il servizio è difficile che lo possano levare, no? È un contributo. Invece l'assistenza indiretta deve essere riconosciuta come un servizio alla persona, a pari agli altri. Infatti il finanziamento, appunto il finanziamento, no? La voce del capitolo di spesa dell'assistenza per esempio domiciliare diretta e quella dell'indiretta sono due voci differenti. Quello è un contributo, come c'è il contributo per la casa, il contributo per la povertà e così via, no? Quindi è importante questo passaggio, okay, per ultimo, a servizio al pari con la stessa dignità degli altri servizi. E poi un secondo elemento importante è chiaramente la scarsità delle risorse, no? Anche la scarsità delle risorse, c'è una lista d'attesa sempre lunghissima, mai evasa, c'è gente che aspetta anni e anni, insomma non fa il tempo ad avere un assistente accanto per poter gestire la sua vita. E la disomogeneità dei municipi, Daniela ha sottolineata insomma abbondantemente, ma anche nelle procedure perfino, insomma, c'è chi chiede l'INSE, chi non chiede l'INSE, ogni municipio veramente va per conto suo. E io vorrei sottolineare un'altra cosa importante, quanto questo poi servizio, questo diritto all'attività indipendente debba anche mirare a una necessità, insomma, un obiettivo fondamentale, che è quello della deistituzionalizzazione. Questo servizio ha consentito a tanta gente di uscire dagli istituti, di uscire dalle residenze protette, di poter fare la sua vita, di avere la sua casa, di avere la sua libertà, no? Se noi pensiamo a quello che succede ancora oggi negli istituti, no? Ancora 200.000 persone sono in istituti in Italia. Se noi pensiamo a quello che è successo mesi fa a Grottaferrata, per esempio, no? Ecco, allora, questa è un'alternativa alla istituzionalizzazione. E spesso poi questo servizio per la vita indipendente è sottovalutato anche da parte delle ASL, dei municipi, cioè dei servizi stessi, no? E quando ci sono situazioni, persone che hanno una complessità, no? Molto accentuata, che hanno una, non so, una gravità fisica, ma una complessità, diciamo, della situazione in generale. Sì. Allora, volevo soltanto dire questa cosa, che invece di proporre soltanto le residenzialità, invece di proporre soltanto altri tipi di servizi, nel progetto personale, che è poi la cosa importante, avere un progetto personale, no? con l'aiuto dei servizi, cioè, si tenga conto anche di inserire l'indiretta, l'assistenza indiretta, che è uno strumento fondamentale. Grazie Gianna, scusa dei tempi molto stretti ma stiamo andando lunghi e infatti adesso Virginia ci dovrà lasciare, quindi io vorrei farle commentare questo primo blocco che abbiamo affrontato con la FISH e l'Agenzia per la Vita Indipendente, che collaborano, hanno storie diverse. Poi successivamente avremo il forum del terzo settore e poi successivamente avremo gli altri che vi avevo accennato prima, quindi sarebbe interessante che Virginia venisse. Dove sei? Non ti vedo, ecco, sono andati via tutti perché poi Virginia ci dovrà lasciare purtroppo perché è sopravvenuta un incontro urgente. Grazie anche per le persone che nel frattempo sono intervenute, grazie a quelle che interverranno ancora.
Il tema della disabilità per noi è estremamente importante, tanto vero che io mi ricordo che uno dei primi interventi che feci fu proprio sul fatto che a Roma le persone disabili non si vedono, e non si vedono perché Roma non è una città che le accoglie, non è una città che le ospita, non è una città pensata per tutti, è una città pensata solamente per persone che possono correre da una parte all'altra, peraltro dribblando dei problemi che vanno dalla mobilità a rifiuti ovunque, a tempi di una città impazzita. Non è una città per tutti, mentre noi dobbiamo iniziare a pensare che Roma su 2.800.000 persone, ma in realtà quando, di giorno, quando arrivano le persone che lavorano siamo molti di più, a Roma ci sono tutti, ci sono i bambini, ci sono gli adulti, ci sono gli anziani, ci sono i disabili, ci sono persone che si muovono con un trolley, ci sono persone che si muovono con le stampelle, ci sono persone che non vedono, persone che non sentono, e deve essere una città che consente a tutti di vivere la propria vita nel miglior modo possibile. E come Massimo ha visto, come dire, ha aperto la sua mente, come tutti noi abbiamo aperto la nostra mente quando siamo entrati in contatto con tante realtà con le quali in tutta onestà magari non ci eravamo mai confrontati, io ho iniziato a percepire come quando si parla di una città accessibile non si deve parlare di una città per disabili, ma si deve parlare di una città per tutti, perché tutte le persone, ad esempio, che camminano durante la vita possono avere un incidente, anche temporaneo, e avere necessità di spostarsi in un altro modo. Tutte le mamme o i papà che hanno un bambino in carrozzina devono poterlo portare senza per forza fare lo slalom tra macchine che si parcheggiano le une sulle altre e soprattutto davanti agli scivoli. Tutte le persone che si muovono con una valigia, con un trolley, devono poter circolare normalmente, ed è una cosa normale e nessuno ci pensa finché qualcuno di più intelligente non gli fa notare questa cosa. È una cosa così banale. E allora, per esempio, la prima cosa che abbiamo pensato è stato quello di creare un assessorato alla qualità della vita e all'accessibilità. Ecco, per noi è fondamentale che l'accessibilità, che un assessorato sia dedicato alla qualità della vita, all'accessibilità, perché l'accessibilità deve riguardare tutti gli ambiti della città, sicuramente l'ambito dell'urbanistica, sicuramente l'ambito del ridisegno della città, quindi dell'urbanistica e dei lavori pubblici, sicuramente l'ambito della mobilità, sicuramente l'ambito della scuola. Le scuole non sono accessibili, quindi la discriminazione inizia sin da piccoli. L'ambito della cultura, parlando con delle persone non vedenti, mi dicevano come per loro la cultura, sì, per loro si possono spostare più o meno ovunque, anche con un ausilio, ma poi non riescono per esempio a vedere la bellezza, non riescono a... tantissime cose non riescono a fare, perché non è, perché la città non è pensata per tutti, ma solo per pochi. Ecco, per cui il nostro impegno innanzitutto sarà, con la creazione di questo assessorato, quello di costruire una città per tutti. Questo è fondamentale, perché manca, e abbiamo l'obiettivo di far sì che questa cosa non sia più trascurata, ma sia presa come punto principale del ridisegno della città e di tutte le attività che in essa si svolgono. Per quanto riguarda specificamente la disabilità, ovviamente non si può che parlare, tra le varie tematiche, ma come tematica principale, come ci hanno appena raccontato le persone che hanno parlato prima di me, dell'assistenza. L'assistenza è disciplinata dalla delibera 355. Innanzitutto, questa delibera prevede dei criteri per l'esame del bisogno che le persone stesse ci dicono non essere adeguate. Queste indagini spesso vengono effettuate per telefono. Queste indagini peraltro vengono effettuate non tenendo conto di criteri oggettivi che invece sono fondamentali per riuscire a capire in maniera precisa e adeguata quale sia il bisogno di ogni singola persona. E poi soprattutto il punto, diciamo, dolente di questa delibera è che viene applicata in maniera quasi univoca sull'assistenza domiciliare diretta, cioè quella che viene offerta tramite cooperative, mentre, come ci hanno detto tutte le persone destinatarie di questa delibera, noi dobbiamo andare verso un'altra direzione, che è quella dell'assistenza indiretta, che oggi si chiama indiretta perché non passa tramite il comune, ma che in realtà dovrebbe chiamarsi assistenza diretta, perché permette di incardinare un rapporto diretto tra la persona e l'operatore.
E questo è l'obiettivo che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo pensato di riscrivere questa delibera. Dobbiamo pensare che ogni persona ha diritto di scegliere le modalità e i tempi della propria vita. E questo è fondamentale, altrimenti non riusciamo a capire, non riusciamo a dare veramente dignità a tutte le persone. E questo è l'obiettivo, ripeto, che ci dobbiamo porre. Quindi la 355 dovrà essere riscritta in modo tale da assicurare quanto più possibile quel passaggio progressivo verso la vita indipendente che le persone con disabilità ci chiedono, e l'amministrazione non può che ascoltare le richieste di tutti e quindi anche di queste persone che hanno un problema specifico e che sono le prime a indicare una via da seguire per la risoluzione di questo problema. L'amministrazione non può rimanere sorda come ha fatto sino ad oggi. E quindi noi ci impegniamo assolutamente in questa direzione, non vi è dubbio. Ancora, dobbiamo considerare un altro elemento fondamentale, che è l'uniformità di applicazione di queste delibere. È vero, i 15 municipi di Roma oggi funzionano come 15 città. Quello che viene richiesto in un municipio non viene richiesto in un altro. Le liste d'attesa non scorrono mai. È un problema non solo sull'assistenza, ma anche sul trasporto. Il trasporto, di fatto, vede delle liste ingessate, il che significa non garantire il servizio di trasporto a delle persone, molto semplicemente. Cioè il Comune di Roma non riesce a garantire un diritto a persone. Quindi è evidente che dobbiamo andare a incidere anche in quella direzione. I servizi taxi per disabili, di fatto, sono scarsi, perché purtroppo i taxi attrezzati sono pochi. Quindi, nonostante l'osservatorio, noi dobbiamo prendere questi dati e porli a base di un, come dire, di un ridisegno anche di questo settore. E deve essere fatto in maniera rapida ma precisa. Ancora, un altro tema sul quale dobbiamo incidere è quello dei punti unici di accesso, i PUA. Ne abbiamo parlato tangenzialmente prima e mi permetto di spendere qualche parola in più, perché a nostro avviso i punti unici di accesso devono essere aperti in ogni municipio, oggi non è così, e devono essere gestiti da personale amministrativo capitolino, oggi non è così. È evidente che quando il punto viene gestito da un portatore di interessi, anche le risposte saranno in qualche modo filtrate da quel portatore di interessi. Allora, se l'amministrazione ha in animo di imprimere una certa direzione, per esempio vita indipendente, non potrà che rispondere in maniera adeguata con il proprio personale a chi entra all'interno di questo punto unico di accesso. Punto unico che noi dobbiamo sviluppare di concerto con la Regione, perché se il Comune ha la competenza sui servizi sociali, maggiormente sui servizi sociali, non vi è dubbio che la Regione ha competenza maggiormente sui servizi sanitari, ma entrambi devono compenetrarsi affinché le persone vadano in un unico luogo e, portando quella che è la loro reale condizione, siano messe in grado di conoscere con precisione e con facilità, con semplicità, tutto ciò di cui hanno diritto. Cioè il Comune deve semplificare la vita delle persone, non la deve aggravare. Le persone non devono essere costrette ad andare in 20 posti diversi per capire di quali servizi siano destinatarie. È il Comune che, di concerto con la Regione, deve organizzarsi per far sì di dare una risposta complessiva, esaustiva, semplice e unitaria. E questo è un altro obiettivo che ci siamo posti come punto fondamentale: l'accessibilità e la semplicità nei rapporti tra l'amministrazione e il cittadino, che sino ad oggi è mancato. Un altro accenno va fatto poi agli operatori AEC, gli assistenti educativo-culturali, che svolgono un ruolo fondamentale all'interno delle scuole e che sino ad oggi di fatto vedono una gestione anche qui schizofrenica, mi permetto di dire, perché ogni municipio si organizza come meglio crede, con bandi annuali, con bandi che talvolta vanno in proroga, con bandi
bandi che scadono o con proroghe che scadono a metà anno, poi magari il municipio, l'amministrazione si sveglia, prova a fare un nuovo bando, cambia le carte in tavola e si dimentica di pensare che l'attività di questi operatori è delicatissima, perché instaura un rapporto privilegiato, speciale e unico con un bambino. E quindi il cambio, la modifica dell'assistente non consente quella continuità didattica e affettiva, mi permetterei di dire, che si instaura e si deve instaurare necessariamente tra la persona e questo piccolo utente, più fragile degli altri. Quindi è chiaro che come ultimo atto della nostra consigliatura ci siamo battuti fortemente contro una delibera che era stata proposta per la riorganizzazione all'acqua di rose, mi permetto di dire, degli AECI. Era una, quella che noi abbiamo chiamato senza tema in aula, abbiamo chiamata una delibera marchetta, perché prevedeva semplicemente che il servizio dovesse essere riorganizzato, senza dire né come, né quando, né in che senso, né da chi, e doveva essere fatto di concerto con le norme, o meglio, in conformità con le norme, punto. Tre articoli conteneva questa delibera, una delibera vuota. E quindi noi come ultimi atti ci siamo battuti per far riportare questa delibera in commissione, per riscriverla, per riempirla di contenuti. E lo abbiamo fatto insieme al supporto proprio di quegli assistenti educativo-culturali che ci hanno raccontato in maniera precisa che cosa accadeva. Il fatto che per esempio non possono mangiare con i bambini, quando anche il pasto è un momento fondamentale di socializzazione, di crescita del bambino. Spesso non possono andare in gita, quando anche la gita è fondamentale come momento sociale. E quindi ci sono tanti punti che abbiamo riscritto insieme a loro. Ovviamente questa delibera è stata approvata, ma poi il regolamento al quale noi avevamo chiesto di prevedere, per il quale noi avevamo chiesto di prevedere una data, un termine entro il quale questo regolamento dovesse essere emanato, ebbene, questo regolamento non è mai stato adottato, quindi tra i vari obiettivi di inizio consigliatura c'è proprio quello di procedere immediatamente alla riscrittura, anzi alla scrittura di un regolamento di questa attività, affinché quanto prima si possa partire con dei bandi uniformi per tutta Roma e che durino il tempo adeguato all'espletamento del servizio nel miglior modo, tanto per gli operatori ma soprattutto per gli utenti, per i piccoli utenti. Ancora, dobbiamo riformare un po' le consulte dell'handicap, perché sono gli stessi disabili, i genitori di disabili che ci dicono come al momento queste consulte non siano perfettamente funzionanti. Siano un luogo nel quale trovano spazio tanti interessi, forse troppi, e invece dovrebbero tornare ad essere centrate sugli interessi delle persone e non delle associazioni. Ci aspetta sicuramente un lavoro molto intenso per quanto riguarda il settore delle politiche sociali e soprattutto per quanto riguarda il tema delle disabilità. Un lavoro molto intenso perché mi permetto di dire che sino ad oggi non è mai stato effettuato in maniera adeguata. Non ci spaventa perché sappiamo di avere il vostro supporto e sappiamo di avere con noi delle persone che sono abituate a lottare per prendersi ciò che è loro e che gli viene negato da sempre. Quindi il mio auspicio è quello di continuare questa lotta ma farla insieme, affinché Roma possa diventare una città accessibile a livello universale e possa diventare una città per tutti. Grazie. Allora, grazie Virginia, e noi proseguiamo i nostri lavori. A chiusura di questo nostro blocco che abbiamo interrotto per permettere a Virginia un intervento dopo Daniele Stavolo e dopo Gianna Spinuso, adesso se la memoria non mi inganna, scusate un attimo, sono rimasto solo anch'io.
dovremmo avere Gianni Palumbo del Forum del Terzo Settore. Ehi, è in arrivo. Oggi benissimo Gianni, molto piacere. Grazie, grazie per l'invito. Eccoti. Tu in teoria dovevi parlare sul primo blocco che era il Sistema Roma, un pochino il blocco con cui volevamo partire un po' più sul lato della denuncia e poi successivamente sul lato dell'analisi della proposta, con i due blocchi dedicati alla disabilità e gli altri che vedremo successivamente. Comunque recuperiamo, siamo esseri umani, nessuno è perfetto, mi interessa molto il tuo intervento. Sai, come sai bene, il Parlamento del Terzo Settore all'onore delle cronache e ci sono molti interessi, ma allo stesso momento anche c'è un dibattito molto forte, molto interessante su che cosa sarà il Terzo Settore domani, su che cosa è oggi e su che cosa è stato anche negli ultimi 15 anni. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per l'invito. Certo, il terzo settore la scorsa settimana ha visto alla Camera la chiusura di un percorso lungo, durato almeno 20 anni, di ridefinizione del suo ruolo e di riconoscimento attraverso una legge che ha consentito di passare da una fase senza regole, se la posso dire in maniera schematica, a una fase nel quale invece le regole cominciano a esserci. Certo, e questo un po' più vicino Gianni. Sì, scusate. Dicevo, passare da una fase senza regole, come era stato per il passato, con le regole lasche che risalgono addirittura a 1942, quindi molto lontano, invece ad avere le regole, che è una cosa che, come immagino, come sanno anche i presenti, molti dei quali lavoriamo insieme quotidianamente, sono stati e sono particolarmente importanti. Io ovviamente, diciamo, siccome parlerò, come è stato detto, voglio affrontare insomma i temi di natura generale, perché quelli specifici, a partire da quelli che hanno riguardato la disabilità, che mi hanno preceduto, sono affrontati da altri. Allora dico questo: noi stiamo uscendo intanto da una società industriale organizzata sui tempi di lavoro e sul welfare, l'urbanistica e la cultura promossi dall'organizzazione industriale, dall'organizzazione fordista del lavoro. Quindi il welfare è organizzato su quello schema e quindi per uscire dobbiamo trovare un'altra cosa. E stiamo entrando nell'era digitale, dove invece è il tempo che è stato industrializzato, che se pensate all'uso dello smartphone, all'uso di WhatsApp, no? Vedete come il tempo è diventato un elemento industrializzato, tanto che ci fanno profitti. Anche se è utile, insomma, se il cambiamento è un cambiamento significativo. E poi dal punto di vista dei valori viviamo invece in una fase in cui tutto ha un prezzo, ma quasi nulla ha valore. E allora io, se fossi un filosofo o un sociologo, chiederei al Movimento 5 Stelle, che in questo momento rappresenta la punta della situazione politica, perlomeno quella che stiamo vedendo, ma comunque anche dell'interesse che ha nella cittadinanza, chiederei di programmare le attività dei prossimi 5 anni, e meglio se 10, sulla base di questi punti che adesso dico, 6 punti. Per garantire che cosa? Per garantire il benessere a tutti attraverso la sicurezza alimentare nella nostra città, cioè una buona alimentazione sempre a disposizione e per tutti, come chiede anche la FAO, per tutti i cittadini del mondo.
per consentire la possibilità di vivere a tutti al tempo stesso di contrastare uno dei principali aspetti della povertà nella nostra città. Si mangia male, sia chiaro, mangiamo male tutti. 2. Salute fisica e mentale buona. Mi pare una società schizzata, come diciamo in certo modo questa, no? Siamo, c'è troppo, c'è bisogno, probabilmente come dire, la salute fisica, non soltanto per la salute fisica ha bisogno di essere sostenuta diversamente attraverso attività sportiva, non attraverso le medicine, attraverso attività sportiva, attraverso la prevenzione. 3. La possibilità di fare un lavoro scelto e non imposto. 4. Garantire e non limitare la vita affettiva di tutti. Le relazioni sono fondamentali per la nostra vita, così come mangiamo, avere affettività nei confronti di chi ci pare, dei figli, dei parenti, dell'amico, della moglie, è fondamentale. Stiamo bene se stiamo bene con qualcuno. Quando si sta da soli, lo sappiamo, no? Perché tutti abbiamo attraversato questi momenti. Spazi giornalieri 5, di tempo per sé, il tempo per sé, quello per me, che faccio quello che mi pare. E quindi non lavorare 24 ore su 24, notte e giorno. 5, 6, accesso a momenti di bellezza. E quindi promuovere la musica, l'arte, la letteratura, le relazioni, il paesaggio, tutto quello che serve per dare una risposta a questa esigenza. E filosofia, non lo so, io penso che sia comunque una cosa che in questo momento, in questa fase della società, sia fondamentale. Sia fondamentale. Entro un po' nel merito, poco. Il terzo settore è un sistema valoriale cresciuto e diffuso nello scorso millennio e per questa settimana, come abbiamo detto, riconosciuto da una legge dello Stato. Non posso non dire che poi rispetto al terzo settore l'uso di espressioni che generalizzano non vanno bene. Dire le cooperative invece di dire la cooperativa, ovvero i dirigenti di quella cooperativa, è un elemento di chiarezza, di trasparenza. La generalizzazione è normale, perché come fa un buon genitore, anzi un genitore normale, che non compra i pantaloni e le magliette dello stesso colore e della stessa taglia per tutti i suoi figli, maschi o femmine, grandi o piccoli, alti o bassi, e sa tenere conto delle differenze. E questo è fondamentale. Siamo diversi, siamo uguali, sì, ma siamo diversi. E quindi occorre tenerne conto. E dico anche che evidenziare lo scandalo è doveroso, non voglio che ci siano fraintendimenti. Evidenziare lo scandalo è doveroso. Gridarlo e soprattutto generalizzare, credo di no. Credo che questo risponda a un altro criterio, quello della generalizzazione, che in particolare riguarda l'invidia. Un'altra questione è quella istituzionale. Questa è una domanda che rivolgo. Roma, città metropolitana e municipi avranno poteri reali? Domanda. Roma vale solo il 6% del prodotto interno lordo, il PIL, mentre Londra ne vale il 23% e altre città, insomma, Parigi è un po' di meno, ma insomma numeri alti. Allora, Roma potrà contare sullo sviluppo locale, basato sull'economia partecipativa e cooperativa, sulla sharing economy? Potrà poggiare su questo? Il sistema di misurazione statistico, quello dei BES, quello della valutazione del benessere ecosolidale, già messo in piedi dall'Istat, essendo noi il terzo settore, un sistema territoriale poggiato sul territorio, che vive soltanto sul territorio, ha bisogno di essere misurato. Lo possiamo misurare col BES? È possibile fare questo? È possibile introdurlo in maniera che si sa che cosa ha fatto quell'associazione e che se ha creato o non ha creato benessere, se c'aveva un progetto, lo ha portato avanti, quali sono i risultati? Ha fatto bene, ma ha fatto bene non in termini economici e finanziari, ha fatto bene in termini di benessere della collettività a quale si è rivolta.
Quindi questo è diciamo che questo è importante, e noi su questo possiamo dare un contributo che ora invece è stato ed è sicuramente molto marginale. Sport, benessere, cultura, paesaggio, welfare generativo, educazione, diritti, felicità diffusa sono volani e moltiplicatori anche dell'economia, anche dell'economia. Ogni giorno a Roma 100.000 persone s'alzano, escono di casa e vanno a fare qualcosa per altre persone o per la città. 100.000 persone su 2.800.000, più gli altri 700.000 che arrivano tutte le mattine, compreso me che vengo da Castello e che sono arrivato tardi per questo. E 100.000, forse qui dentro c'è stata la metà, forse anche di più, che s'alzano la mattina e vanno a fare qualcosa per gli altri. Insomma, è un contributo che può essere dato. Sono i cittadini attivi e organizzati con i quali è possibile coprogettare, come si dice, il quotidiano e il futuro. E questo è un patrimonio che crea benessere e allevia la fatica di chi non ce la fa ed arranca. E allora, l'integrazione sociosanitaria non è l'araba fenice, è l'obiettivo da raggiungere nei primi 5 anni, con una sperimentazione di un paio d'anni in un paio di altre cittadine ed una metropolitana, una cittadina e una metropolitana, e poi da estendere a tutto il sistema. A Roma si può fare questo, si deve fare. L'integrazione sociosanitaria è fondamentale, altrimenti qui sanitarizzano tutto. È chiaro, perché adesso la Regione ha fatto una cosa positiva, come sapete ha trasformato l'assessorato, ha messo insieme assistenza e sanità e ha fatto una direzione che si occupa di integrazione sociosanitaria. Bene, la sanità è un colosso, no? L'assistenza no. C'è bisogno di integrare, e quindi bisogna essere attenti, bisogna fare una sperimentazione, vogliamo starci dentro la sperimentazione, dobbiamo vedere cosa si fa, come se ne esce, come si può fare dopo, altrimenti sanitarizzano tutto ed è finita così. La mobilità, ho finito, la mobilità è non è un disagio, la mobilità è il dramma quotidiano di tutti i presenti e gli assenti che vivono a Roma, è il dramma. Come diciamo, certo, noi dobbiamo sapere che Roma è una città medievale al centro storico, quindi con i problemi che questa visione comporta, con il fatto che ci sono 3 capitali, poi ci stanno i 3 gruppi dell'ONU, il polo alimentare che sta a Roma, che ci sono diciamo, presenze che vanno oltre i cittadini. Noi abbiamo fatto un progetto su cui stiamo lavorando che si chiama Giubileo per i romani, pensando alle periferie e ai cittadini. Abbiamo delle porte sociali, facciamo una cosa di questa. Però diciamo, il tema della mobilità bisogna affrontarlo. Allora io indico molto semplicemente, perché non posso fare altrimenti, 2 strade. La mobilità è quella grande e quella locale. Allora, su quella grande ci sono interventi grandi, diciamo. Su quella locale invece c'è la competenza dei comitati di quartiere, dei cittadini che sanno localmente come intervenire, che piccoli o grandi idee possono mettere in campo per cambiare almeno lì. Se quanta se ne muove, quanta se ne riduce di mobilità. Non è che riusciamo con una bacchetta magica a fare tutto questo. Quindi noi diciamo, siamo da questo punto di vista assolutamente a disposizione per dare un contributo di partecipazione, di idee sia generali sia particolari. In qualche modo diciamo, chiedo questo, il malato, quando uno sta male va dal medico e gli dice mi fa male qua. E il medico sa che cosa fare, perché ci ha detto questa. Se uno va dal medico e non gli dice niente, il medico è immobile, non può fare niente. Quindi diciamo il cittadino è la stessa cosa. Il cittadino è quello che sa quello che si può fare e lo vuole perfino dire e deve essere utilizzato. Allora, questa è la cosa importante, perché il cittadino è la figura competente. Il cittadino organizzato, la società civile organizzata, adesso non voglio, insomma, sto facendo un discorso molto sintetico, scusate. Dovresti andare a chiudere Gianni, no? Ho finito, grazie. E quindi, diciamo, noi da questo punto di vista possiamo dare sicuramente un contributo su diversi tavoli, volta a volta, come serve. Grazie. Grazie mille.
Allora, procediamo abbastanza velocemente per i prossimi interventi per chiudere il blocco di disabilità. Adesso c'è l'associazione di emozione con la voce, c'è un rappresentante. Eccola. In sala, perfetto. Avvicinati. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra, sono una mamma, quindi parlo, abbraccio, non ho discorsi preparati e sono stata invitata, ringrazio Marina Puduri, che è un'attivista politica che sostiene il movimento. E quindi oggi sono venuta, ecco così, quasi impreparata, ma in realtà quello che ho da dire è molto chiaro. Io sono mamma di un ragazzo autistico di 20 anni che a giugno uscirà dalla scuola, quindi sta completando il suo percorso scolastico. Fuori dalla scuola non c'è nulla. L'autismo è riconosciuto come autismo infantile, nasce un bambino ogni 68 nello spettro. Questi bambini diventano adulti e nella società civile non c'è posto per loro. Non c'è posto per loro, ma noi genitori. Accanto a me Fabio Bernardini, che è il presidente dell'associazione di cui faccio parte, Emozione Non Ha Voce, che in maniera del tutto autonoma in questi anni ha creato delle realtà di lavoro e di sport vero, integrato per i nostri figli, e in questa occasione appunto lo ringrazio, lui e gli altri papà meravigliosi che hanno fondato questa realtà. Ritornando a Giacomo, mio figlio è un ragazzo che ha una disabilità di tipo intellettivo, l'autismo è una, un disordine, diciamo, un disturbo del sistema neurologico che compromette la relazione sociale e il linguaggio, e per cui ha una disabilità importante, anche se è un ragazzo meraviglioso, pratica sport atletica a livello quasi, diciamo, agonistico col progetto Filippide, è in grado di fare con l'aiuto di un operatore dei lavori in autonomia, ma la società non è pronta ad accoglierlo. Cosa c'è per Giacomo a settembre? A settembre per Giacomo, se i centri diurni o ex articolo 26 lo ritengono idoneo perché è tranquillo, perché gli piace, perché non crea problemi, lo accolgono. Il rapporto è 1-7, spesso con altre disabilità completamente diverse, con persone molto grandi, con disabilità diverse da quelle di Giacomo, quindi si chiamano dei gruppi disomogenei. Se gli va bene rimane parcheggiato su un divanetto. Questo quanto costa? Al servizio pubblico costa intorno ai 5.000 euro al mese. Quello che chiedo oggi, quello che chiediamo oggi, l'applicazione della legge 328 del 2000, che di fatto carta straccia, non è mai stata applicata, cioè la realizzazione di un progetto individuale sulla vita di mio figlio. Giacomo è un ragazzo come tanti altri anche ragazzi, perché non ci sono solo bambini e ragazzi, ma anche se minoranza, anche insomma bambine e ragazze. Quello che chiediamo è la loro presenza vera in questa società. Loro hanno diritto di vivere dentro la società, non fuori. Mio figlio è nel piano dello sviluppo, un ragazzo bellissimo, ma come sono belli tutti, e vuole vivere dentro, non parcheggiato in un centro diurno dimenticato. Lui vuole vivere in questa vita e bisogna costruire un progetto individuale su di loro, sulle loro esigenze, non sulle esigenze delle cooperative o ex articolo 26. Mi fa comodo avere un ragazzo tranquillo, beh, però metto un assistente ogni 7, anche casi gravissimi. Questo che cos'è? Mettere al centro la vita di mio figlio spendendo tantissimi soldi pubblici? No, questo è fare l'interesse di qualcun altro. Quello che vi invitiamo oggi, e poi passo la parola a Fabio e vi racconterà altro, è la realizzazione della legge 328 e la piena dignità delle persone con disabilità. Grazie. Molto tempo, ma semplicemente un po' raccontarvi la nostra storia, perché è una storia che nasce dall'essere genitori di ragazzi autistici. Mio figlio Lorenzo ha 22 anni, fortunatamente è nello spettro. Lo spettro autistico è appunto un concetto molto ampio che copre ragazzi che hanno problemi di ritardo mentale, come si dice, hanno imparato delle comorbidità con altre patologie.
e molto gravi, spesso con afasici. Alessandra parlava di un impatto anche sulle ragazze. Le ragazze sono fortunatamente delle ragazze meno frequenti, ma nella mia esperienza spesso più gravi. E fino ad arrivare a un po' quelli che sono stati i nostri compagni di scuola più strani, no? Il famoso Rayman è un ragazzo autistico che è, come dico, inglesi gifted in alcune sue capacità, ma che poi non è capace di essere nel momento e nel contesto. Lorenzo è fortunatamente per me e per lui soprattutto nella parte più tranquilla, ma questo non fa sì che comunque lui non abbia una capacità di avere una vita autonoma, soprattutto in un sistema che non è pensato né progettato per quello di tutti. Sentivo prima parlare di accessibilità per tutti, no? È banale. L'accessibilità non c'è nelle stazioni della metro A di Roma, ma non perché non ci possa essere, ma perché non è stata progettata all'inizio. Ora, io sono ingegnere e purtroppo vi posso dire che un conto è pensare, progettare un'accessibilità e un conto è realizzare un'accessibilità ex post. È molto più costoso. E quindi noi viviamo un po' questo effetto, lo vediamo sulla pelle dei nostri ragazzi e su noi stessi: non c'è un progetto di vita che accolga questi ragazzi dopo la scuola, perché c'è un dopo di noi biologico, che è la vita che rimarrà a Lorenzo dopo la mia, ma c'è anche un dopo di noi molto più immediato, quello della scuola. Giacomo a settembre uscirà adesso a giugno, Lorenzo esce da un primo liceo artistico e poi da un corso di cucina venuto dalla provincia, lui è cuoco, sta studiando da cuoco, ha fatto già degli stage in un ristorante, ma quello è già un dopo di noi, cioè la scuola non vogliamo che sia riempitivo, ma oggi lo è, e molte delle attività che vengono fatte per i ragazzi con disabilità, siano esse fisiche piuttosto che mentali, ma diciamo psichiche e mentali, che è quello che io vedo, sono in realtà dei parcheggi. E quindi quello che io voglio semplicemente dirvi è che noi stiamo cercando di realizzare delle attività di inclusione e integrazione per i ragazzi autistici, per gli adolescenti e adulti autistici, e quello che io mi aspetto dalle istituzioni, sono pragmatico, non faccio una graduatoria tra le difficoltà e le disabilità, ce ne sono tutte, e tutte quelle che ho sentito e che sentirò sono ugualmente degne, però mi aspetto che quantomeno le istituzioni non mi intralcino, che quindi siano trasparenti e che siano fluidificanti. Da parte mia, io chiudo dicendo semplicemente questo: noi non dobbiamo rinunciare ad alcuno dei nostri diritti, ma noi come associazione, come familiari, dobbiamo andare oltre il dovuto, perché altrimenti non riusciamo ad andare da nessuna parte. Grazie. Grazie, ringraziamo le emozioni di una voce che al contrario della loro nome invece oggi hanno dato voce alle emozioni. Grazie. E chi abbiamo, Davide? Sì, dovete essere un attimo flessibili perché avevamo provato a fare una organizzazione dei lavori un po' più strutturata, ma siccome Monica Rossi ci dovrà lasciare, lei era prevista per il blocco lotta alla povertà e all'emarginazione, così introduciamo anche il blocco, dobbiamo fare uno spin-off. E Monica Rossi è ricercatrice del CNR e praticamente ci farà un piccolo excursus su Roma e fondi dell'Unione Europea per quanto riguarda l'inclusione da un punto di vista della multiculturalità, dal punto di vista dell'aspetto religioso e dello spreco dei fondi dell'Unione Europea. Monica, hai 5 minuti, ma so che tra l'altro devi scappare via, quindi io la sintesi proprio. Perfetto, grazie, scusa se siamo andati lunghi, ma come hai visto sono stati molti ritardi. Grazie, ho seguito tutto. Allora, intanto grazie per avermi invitata e mi scuso se mi sono sovrapposta agli altri oratori. E l'intervento che intendo parlare, io sono un tecnico perché sono anche un valutatore per la Commissione Europea, per le politiche di coesione sociale, per la Digiregio e valutatrice di progetti nell'ambito dell'agenzia EACEA della Commissione.
L'intervento che voglio fare è più che altro di sintesi e userò il tema dei Rom per toccare molti dei temi che i relatori che mi hanno preceduto hanno toccato. Allora, io sono una persona, giustamente essendo un valutatore, sono parecchio pignola, quindi qualsiasi intervento si intenda implementare, dal mio punto di vista quello che voglio sapere è: l'intervento è il migliore intervento possibile? Per decidere qual è il migliore intervento possibile non bisogna ascoltare le opinioni delle persone, ma bisogna realizzare degli studi di fattibilità o, nel caso di implementazione di attività economiche, delle analisi di mercato. Purtroppo l'Italia, nell'utilizzo dei fondi sia diretti che indiretti, è piuttosto carente sotto questo aspetto. Quindi ci troviamo in difficoltà quando andiamo a valutare l'impatto. Quindi i nuovi fondi, il nuovo periodo di programmazione richiede che la valutazione, soprattutto l'applicazione dell'analisi controfattuale, che funziona, diciamo, su grandi numeri, ma anche altro tipo di valutazioni di impatto di livello più, diciamo, etnografico, cioè quindi su campioni più piccoli, debbono assolutamente venire effettuate. Perché non vengono effettuate? Intanto perché spesso i fondi vengono utilizzati come materia di regalia e di scambio, quindi non vengono fatte indagini preliminari sugli interventi. Però siccome i denari non sono europei, ma sono nostri, perché sono denari che noi mandiamo a Bruxelles e che poi ci tornano indietro, peraltro decurtati, perché dobbiamo aggiungere una percentuale di cofinanziamento, e su questo i parlamentari potrebbero essere molto utili, perché il Lazio è considerato regione molto sviluppata, perché il PIL di Roma, per quanto basso, come pure un relatore che mi ha preceduto notava, porta su tutto il PIL della regione Lazio. Questo significa che noi, per applicare per i fondi strutturali, dobbiamo portare un cofinanziamento a livello di amministrazione locale del 50%. Spesso difficile da realizzare in comuni in sofferenza e che sono legati dal patto di stabilità, che non consente investimenti. Il cofinanziamento è considerato un investimento. Allora, questo per introdurre, diciamo, fornire un cappello di sintesi a tutto quello che è stato detto prima. Bisogna investire, bisogna fare. Io sono d'accordo su tutto, purché si investa innanzitutto su azioni di sistema e quindi si prediliga una politica di piano e di programma rispetto a una politica incentrata sul progetto, che si scelgano nell'ambito delle politiche sociali non mille temi, ma 4 o 5 aree tematiche sulle quali c'è già un intervento, e che questo intervento, questi interventi, vengano resi sostenibili con una intelligente coniugazione dei fondi diretti e indiretti, cosa che in Italia sappiamo fare poco. Infatti, non a caso, nell'accordo di partenariato che regola l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, noi abbiamo dedicato una ex ante conditionality, quindi abbiamo centrato la nostra attenzione sull'obiettivo tematico numero 11, che è l'aumento della capacity building istituzionale. Allora, qual è la mia proposta per il movimento? Una proposta per chiunque governerà Roma, speriamo il movimento, ma chiunque altro: che ci sia una politica di piano. L'ultima politica di piano qui in Italia l'ha fatta Ugo La Malfa nel 1963. Questo giusto per darvi un'idea. Qui continuiamo a lavorare sulle emergenze. In Commissione europea si è compreso che è necessaria la coprogettazione degli interventi, però io vi chiederei attenzione, perché coprogettazione è un termine molto seducente e fa pensare al cittadino che possa avere una voce in capitolo, ma io vedo un po' più oltre e mi vedo nell'erosione sistematica del lavoro e del welfare state un tentativo un po' perverso di addossare al cittadino la responsabilità della disoccupazione, dei servizi che non funzionano. Allora, coprogettazione va benissimo, però coprogettazione ragionata e tenendo sempre a mente che alcune politiche sono politiche di piano e sono materia dello Stato nazionale e non possono venire ridotte a progetto d'emergenza. Questo, diciamo, è il cappello introduttivo per quello che riguarda le risorse.
Il suggerimento che do ai candidati e a quelli che si appresteranno a governare Roma è di sviluppare un piano integrato, efficiente e ben fatto di coniugazione delle risorse. È qualcosa che io faccio quotidianamente e però diciamo necessita di una certa competenza tecnica perché possa venire fatto in maniera efficiente. Oggi il Comune di Roma, devo dire, ha un ufficio politiche europee diretto dalla dottoressa Sabina De Luca, che è la persona che ha curato la negoziazione dei fondi strutturali del periodo di progettazione, di programmazione precedente e quello attuale, che è una donna estremamente in gamba e molto competente, soprattutto molto molto rigorosa sulle procedure, per cui potrebbe essere, diciamo, una persona con cui collaborare in maniera veramente fattiva. Poi, naturalmente, i municipi hanno tutti quanti i loro problemi, le loro questioni. La cosa più importante sarebbe sviluppare dentro questo ufficio Europa non solo il grande servizio che loro offrono, che è quello di gestione del PONMETRO, ma quello di sostenere con i fondi diretti tutti i municipi in una politica generale di aggressione in senso non, diciamo, non malvagio, di aggressione alla povertà, quindi con una politica di piano. Non ho il tempo, devo chiudere purtroppo, per parlare di Rom. Voglio dire soltanto in un minuto una cosa molto brevissima. Allora, i campi vanno chiusi e vanno chiusi subito. I progetti di scolarizzazione sono stati misurati con dei criteri che non andrebbero bene neppure per lo Zimbabwe, quindi io voglio sperare che questi bandi non usciranno mai più, perché in ambito europeo farebbero venire... scritto un progetto molto grande sui Rom, i ragazzi del Movimento 5 Stelle ce l'hanno, e il progetto è basato su chiudere i campi, avviare secondo il modello già attuato a Milano e Torino le persone verso lavori e attività sostenibili, purtroppo condurre anche indagini patrimoniali affinché le persone... Io ci ho lavorato 25 anni, insomma, non è che sono una... Quindi, importantissimo fare delle politiche sui dati e poi controllare passo passo come i soldi vengono spesi. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Grazie. Grazie Monica. Grazie Monica, sarai bella anche una pensione della risorsa successivamente. Allora, mi diceva Giuseppe che dobbiamo andare a chiudere questo primo blocco perché abbiamo fatto diverse deviazioni. Adesso dovremmo avere abbiamo Germano Tosi, che è il rappresentante del European Network for Independent Living. E se è in collegamento, altrimenti direi che andiamo avanti e poi facciamo subito dopo. Germano, ci senti? Io sì, voi? Molto bene, molto bene. Chiudiamo i microfoni, quindi non ti interromperemo, però quando lo riaccenderemo, se non vai a chiudere, diciamo, entro un 5 minuti, purtroppo ti dovremo interrompere. Spero che non ti infastidierà. Da. Va bene. Ok Germano, grazie. Va bene, intanto grazie a voi, benvenuto e buongiorno a tutti. Mi chiamo Germano Tosi, sono una persona con disabilità, abito in provincia di Torino, sono l'attuale rappresentante legale e presidente di ENI, che sarebbe la parte europea di Internet in Italia. Ora io non so, non ho potuto seguire gli interventi precedenti, per cui cercherò di essere breve e conciso, e per quello che riguarda il piatto, che cosa vuol dire, insomma, che cosa facciamo, che durante. Rappresenta il movimento, giustamente come Movimento 5 Stelle, l'European Network nasce come movimento per persone con disabilità per poter sviluppare e esercitare le proprie libertà di scelta, i propri diritti di vita, esattamente come tutti gli altri cittadini. È il movimento che nasce in America tempo fa. Ora, quando è stato portato in Europa, in Italia, chiaramente in Italia lo sviluppo è stato molto 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 più lieve e lo è tuttora, per tanti problemi
primo fra tutti è un nome come la terra. L'accrescimento della consapevolezza, quello che si chiama il male, soprattutto della solidarietà, quindi, che si trovano tutti i giorni a lottare contro queste difficoltà di espressione della propria libertà nei confronti di una società e quindi anche della politica che oramai è frazionata, frattagliata, comporta ormai oggi, non sappiamo, un federalismo che non è solidale, ma va a distruggere quello che è così tanto ben scritto sulla carta, sulla costituzione, sulle leggi, viene poi bloccato e chiuso alle persone contabili semplicemente come gli atti legati, per esempio, alla compartecipazione o alla cosiddetta, tra virgolette, mancanza di risorse. Mentre sappiamo benissimo che il problema di allocazione di queste risorse è il fatto che comunque dobbiamo finalmente iniziare una svolta e fare in modo che siano i bilanci che vanno in direzione dei bisogni, non viceversa, che lasciano invece le tantissime briciole a questi bisogni che sono direttamente collegate alle persone. Questo vivere con un dipendente, che cosa vuol dire? In qualche maniera decisiva l'assistenza, è una conseguenza che comunque non si tratta di libertà fondamentali e inviolabili. Vorrei dire che oggi non bisogna più parlare di livello essenziale, perché il livello essenziale non è una qualità di vita normale, perché le persone con disabilità vogliono cercare di vivere in modo normale, ma non in modo essenziale, e cioè essere relegati soltanto a respirare, magari a casa della mattina dove uno può, perché è illuminato, o aiuto, assistenza, viene legata a giurare che non ti preferisco. Quindi l'importante di questo aspetto è fondamentale. Anche legato al discorso della compartecipazione, perché oggi, insomma, sappiamo benissimo che, tanto per parlare di anche qui bisognerebbe che le politiche e i partiti si schierassero per la sua vita e lasciassero loro la competenza, o il presente, per poter manifestare direttamente sul principio del punto di noi essere vivo questa importante competenza e soprattutto la rappresentanza. Che vuol dire? Parlando del trasferimento che dicevo prima, ora facendo un esempio di quello che è la mia Piemonte, io con tanti anni sono riusciti a tenere conto di una assistenza personale discreta, che però sempre legata alla definizione dei fondi dei bilanci e quindi oggi magari ce l'abbiamo e domani non ce l'abbiamo più. Quindi io voglio fare un appello a tutte le persone che sentono, a tutte le persone che mi aiutarci, come dicevo prima, nella ricerca del diritto fondamentale di questa libertà, di scegliere, anche con le persone che hanno fatto di fare una vita vera, quindi anche a lungo di loro. Germano? Dovresti... Non è soltanto legato alle persone che sono in Antonio. Germano? Dovresti andare a chiudere? Sì, ma ok. Di essere breve il più possibile. Non voglio dire male. Oggi non si tratta di avere il diritto di essere guadagnati, ma di avere lo stesso diritto a essere liberati. Grazie. Ringraziamo Germano Tosi, perfetto. Ok, Germano Tosi, rappresentante Enil. Adesso Daniele Postiglioni, abiliato, accessibilità e sport. E sei un pallavolista, giusto? Ex pallavolista. Sì.
vicepresidente di Abilia Turondus, un'associazione che si occupa prevalentemente di mobilità di persone con disabilità ed organizzazione di eventi accessibili. E cercherò di essere brevissimo perché la Raggi ha già fatto tutto il mio discorso, quindi probabilmente lo farò. Allora, innanzitutto vorrei partire dall'accessibilità. Per noi non è un diritto, è il diritto, perché il 70% delle persone con disabilità al mondo è frutto da incidenti o malattie post nascita. Quindi per quanto ci riguarda non ci va giù il fatto che oggi siamo autonomi e indipendenti, e anche per quanto mi riguarda domani potrei essere dipendente da un trasporto che non è mio o da una vita quotidiana che non mi rappresenta più e che io non posso più vivere, perché per noi il senso della vita è poter vivere la propria vita, non guardare gli altri che la vivono, e noi per questo dobbiamo lottare. Un'altra cosa, l'accessibilità per noi conta, perché la comunità europea conta allo Stato italiano di milioni di euro l'anno per colpa dell'inadeguatezza di strutture pubbliche e private riguardante l'accessibilità. E anche questa è una cosa che a noi come associazione non ci può andare giù, perché sono un dipendente, pago le tasse, e per quale motivo le mie tasse devono essere anche oberate da implementate da questa multa che la comunità europea ci fa, e ci fa per colpa di imprenditori irresponsabili. Una cosa, un suggerimento, mi è capitato l'altro giorno al comune alla Ciglia, abbiamo sostituito persone con totem per la prenotazione, carta d'identità eccetera, e è arrivata una persona anziana nel totem, almeno quello di Aciglia non puoi era spiegare presa. Cos'è il totem? Sì, scusate, il totem è una macchinetta che serve per la prenotazione delle varie cose che si possono fare al comune. Io ero andato lì per la carta d'identità di mia figlia, questa signora anziana idem per la sua carta d'identità, non è prevista una priority per le persone con esigenze speciali, e la priority l'ho generata io davanti alla gente che stava lì aspettando qualcuno pronto la lamp, dicendo questa persona passa, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire poi ne parliamo più insieme. No, nel totem non è prevista una priority, si usa il codice fiscale, quindi il codice fiscale potrebbe tranquillamente identificare l'età della persona e di conseguenza in automatico generare una priority. L'accessibilità per noi deve essere ovunque, specialmente nella vita quotidiana, perché il welfare è un territorio accessibile, è un territorio che genera opportunità, è un territorio che genera anche introiti. Parliamo spesso e volentieri, sento parlare politici del fatto che i soldi non esistono, non ci sono e sono finiti. Per quanto mi riguarda, i soldi ci sono, ma vengono spesi malissimo. Abbiamo qui un rappresentante. Abbiamo qui un rappresentante della Regione Lazio. Io ho portato avanti una tesi con la Sapienza, depositata alla Sapienza, per quanto riguarda l'accessibilità dei vari monumenti. In particolar modo abbiamo studiato Villa d'Este. Sono stati spesi 373.000 euro, posso grazie a questa tesi fornire poi in futuro per chi vorrà nomi di architetti che ci hanno lavorato per rendere Villa d'Este accessibile alle persone con disabilità. L'ho riverificata con terapisti occupazionali, 8 disabili, se non c'eravamo noi come personale ci cadevano addosso giù nella vallata perché non era accessibile. Abbiamo rifatto un progetto virtuale, noi avremmo spesi 115.000 euro, mettendo a disposizione architetti, ingegneri, tecnici specializzati in terapia occupazionale e disabili specializzati per la verifica reale dell'accessibilità nel monumento. E per quanto riguarda lo sport, il 70% delle persone con disabilità ad oggi non ha diritto allo sport perché le palestre non sono accessibili, non ho diritto di vedere sport perché i palazzetti non sono accessibili, e quindi crediamo che anche da questo punto di vista l'accessibilità sia il diritto e non uno dei diritti. E i trasporti pubblici su Roma, per entrare nello specifico, da nostre verifiche, noi siamo un'associazione ONLUS che con i propri volontari si mette e va a cercare percorsi accessibili, trovare percorsi accessibili, perché i marciapiedi, sali e scendi spesso non combaciano, quindi noi dobbiamo andare a verificare la via e dare anche il consiglio quale marciapiede tenere. Solo un trasporto su 3 è accessibile in questo territorio, però sono tutti dotati di pedane e io mi chiedo perché. Quanto ci vuole a fare una verifica su queste pedane, capire qual è il malfunzionamento e rendere accessibile, trovare la problematica, dipende per esempio dall'altezza del marciapiede,
andiamo a fare uno studio, secondo me con pochi soldi possiamo rendere e ridare un trasporto accessibile a una città come Roma. Un'ultima cosa, scusate, vado a braccio, ho poco tempo per preparare tutto. Questa mi interessa particolarmente. I parcheggi per disabili, vado a chiudere, i parcheggi per disabili esistono, non vengono protetti. Perché se io non pago il cartellino del parcheggio blu, lo Stato, tac, preso, fermo, multa. Per quale motivo i parcheggi per disabili non vengono protetti dalle istituzioni, ma soprattutto anche da gli organi di... Come si fa a proteggerli? Vigili municipali, non so chi è preposto organo di controllo per farmi la multa né quando non pago il biglietto per mi capita di non pagarlo. Proteggiamo i diritti delle persone con disabilità. Scusate, l'ultima, la disabilità genera guadagno, è un indotto importante. Noi in Europa come paese siamo al terzo posto per l'indotto di turismo che riusciamo ad attrarre. Per quanto riguarda il turismo accessibile, un solo disabile su 10 visita il nostro paese. Nel 2012 in Europa sono stati venduti 783 milioni di pacchetti di viaggi accessibili, hanno generato un fatturato di 394 miliardi di euro. Questi sono soldi che io vorrei portare a Roma. Grazie. Sono sulla carta, ci faranno risparmiare un sacco di soldi, sanno guadagnare, ma è tutto rimasto fermo, hanno proprio speculato su tutto quello che è la disabilità e la fragilità. Adesso chiudiamo la sessione dedicata alla disabilità con la Fondazione Italiana Verso il Futuro, che si occupa di disabilità cognitive e intellettive, c'è la dottoressa Stefania Mazzotti. Italiana Persone DAM, in particolare sezione di Roma, che sono un'associazione di famiglie, l'una è costruita si è diversificata dall'altra, in quanto portatrici di un bisogno. In particolare il bisogno di cui la Fondazione Verso il Futuro si occupa è il tema della residenzialità. Devo dire che questo bisogno e questo tema sono molto cambiati negli ultimi anni e dando origine al tema dell'autonomia abitativa e della vita indipendente, anche se ci occupiamo appunto di persone con disabilità cognitiva e intellettiva, abbiamo visto che molte delle risorse vengono utilizzate inutilmente persone che hanno bisogni assistenziali diversi e quindi non necessitano necessariamente di un'assistenza nella autonomia abitativa, nella residenzialità, ma invece presentano l'esigenza insieme alle loro famiglie di un progetto di vita rispondente a una qualità di vita. Mi focalizzo, per essere brevissima, su poche parole chiave che sono appunto già citate da molti e delle persone che mi hanno preceduto, sono qualità di vita, cioè non possiamo costruire degli scatoloni e cercare di farci entrare a tutti i costi delle persone, ma dobbiamo costruire e cucire dei vestiti intorno ai bisogni individuali delle singole persone. I progetti e le soluzioni vanno costruite sulle persone e non le persone si debbono adattare alle esigenze progettuali e di chi ci lavora, come pur essendo una di quelle, ma insomma di chi ci lavora, come è stato detto precedentemente. Quindi qualità di vita, ascolto del bisogno, l'associazione, la fondazione che io rappresento è un'associazione di familiari e in quanto tali sono quelli che in qualche modo sono più competenti di noi tecnici per farci capire quali sono i bisogni reali delle persone. L'ascolto del bisogno deve passare anche attraverso la sperimentazione, sperimentalità, l'altra parola chiave.
Non esistono progetti che funzionano sulla carta o funzionano sulla progettazione, ma devono essere sperimentali. Quindi qualsiasi organizzazione si occupi di residenzialità, secondo me deve avere uno spazio di sperimentazione. Noi l'abbiamo, non vi sto a tediare appunto con diciamo i dettagli, però diciamo l'avvicinamento alla residenzialità deve essere un avvicinamento graduale, sperimentato in formule diverse e con obiettivi diversi. Complessità, ovviamente ogni persona è diversa dall'altra, pur essendo accomunata da un quadro sindromico, da una patologia, ma tutti hanno la loro storia, la loro vita, il loro carattere, e questi vanno ascoltati, rispettati, conosciuti attraverso la sperimentazione. L'innovatività, noi stiamo per aprire una struttura a bassa assistenza, cioè dove possono convergere persone più giovani, diversamente preparate, accompagnate e formate, con il supporto della tecnologia moderna e della domotica, che può in qualche modo aiutare, incrementare le proprie autonomie e mantenerle nel tempo. La complessità è legata al fatto che, come per ognuno di noi, non è la soluzione alla residenzialità che è la soluzione al progetto di vita delle persone. La vita delle persone è fatta di lavoro, occupazione, sentirsi utili, sentirsi parte e appartenenti ad una società attiva. La vita affettiva, relazionale, di coppia, tre coppie di persone con sindrome di Down entreranno, fanno parte ed entreranno nei prossimi progetti. E la residenzialità in autonomia, la continuità con la famiglia di origine, insomma la complessità della persona. E poi chiudo, e sono stata brava, sei perfettamente in orario. Chiudo, vuol dire i progetti devono avere una prospettiva diacronica, cioè quello che vale per qualsiasi persona oggi, tra 10 anni, può essere cambiato, deve essere diverso, come nella vita di ognuno di noi quello di cui abbiamo bisogno oggi non equivale automaticamente a quello di cui possiamo aver bisogno tra 10, 15, 20 anni. E nel progetto questo deve essere già previsto e messo in conto. Ringrazio tutti. Grazie Stefania. Ha chiuso la nostra sottosezione dedicata alla disabilità, proprio Stefania Mazzotti, e come avevamo previsto e introdotto all'inizio del nostro incontro, chiuderà questo blocco sulla disabilità una nostra candidata indipendente comunale o municipale, perché noi vogliamo far parlare anche le persone che si sono occupate del tema, hanno seguito il tema, e quindi chiuderà questo blocco la nostra candidata al terzo municipio, Daniela Michelangeli. Con un breve commento politico relativamente alle persone e alle associazioni che ci hanno preceduto. Buongiorno a tutti, io qui ho un doppio ruolo che un pochino mi imbarazza, perché è vero, sono candidata nel movimento, sono un'attivista da un po' di anni, ma sono prima di tutto una mamma, e ho sentito parlare prima di me anche altri genitori, e devo dire che mi prendo carico di questa figura di genitore che a volte non ha voce. Oggi voglio essere un po' ambiziosa, voglio dare la voce a quei genitori e a quei ragazzi che non l'hanno perché magari hanno condizioni genetiche e sindromi che non gli permettono di dare voce a quelli che sono i propri bisogni. Il nostro programma, questo volevo dire, il nostro programma, quello che è stato illustrato, diciamo un po' frammentato ma in maniera abbastanza completa da Virginia, è partito dal basso. In che senso? Abbiamo lavorato come sottotavolo della disabilità, io e Marina, e poi ci siamo confrontati con il resto del tavolo su quelle che sono le necessità che vengono dal basso, cioè dalle famiglie. Io sono ormai mamma di Lorenzo da 19 anni e Lorenzo mi ha insegnato che poi le persone devono avere una dignità. Dunque non pensiamo sempre alle disabilità cognitive come un peso
perché? Perché non possono produrre, non si possono difendere e non possono portare la loro voce, come ho detto prima. Pensiamo che possono essere una risorsa, come? Iniziamo con un progetto di vita personalizzato da quando nascono, che adesso non esiste. Lorenzo ha usufruito di tantissimi progetti, ma tutti spezzettati, che non hanno un filo comune e non lo portano da nessuna parte. La spesa in questa maniera è enormemente più alta. E questo, se un giorno riusciremo a provarlo come movimento e come programma che abbiamo fatto, verrà verificato, perché se si fa un progetto di vita e si vedono quali sono le necessità effettive della persona, applicando l'ICF o il VUDAS, che è una maniera un pochino più veloce di capire quali sono le esigenze della persona, ci permetterà di spianare la strada a queste famiglie, a questi ragazzi, a questi esseri umani che hanno bisogno di un progetto di vita che non possono avere da soli. Quindi io tutte le buone prassi, come per esempio quelle portate dalla dottoressa che mi ha preceduto della fondazione, dove la residenzialità non è intesa come un istituto dove si mettono i figli e gli si dà da mangiare e diciamo gli si sta dietro. I ragazzi, se vengono presi da piccoli e si fa un progetto, possono dare il loro meglio di sé, perché si capiscono quali sono le loro attitudini. Ognuno deve essere messo in grado di dare quello che può. Oggi non è così, è solo assistenzialismo. Quindi voglio uscire da questo canone di assistenzialismo e voglio, come genitore, ma anche come movimento, vogliamo dare dignità alle persone. Quindi il progetto di vita, e la persona sarà rimessa al centro. Se voi pensate, poi chiudo perché il tempo purtroppo è tiranno, se voi pensate come sono adesso in questo momento organizzati i servizi, sì. Ci sta sopra il Comune di Roma che eroga i servizi, poi chi ci sta? Ci stanno chi li dà, e quindi le cooperative, e Meditral e tutte quelle, diciamo, quel mondo della cooperazione che gira intorno alla disabilità. Dopodiché ci sta la persona che riceve i servizi. Noi proponiamo la rivoluzione, nel senso un rovesciamento: il Comune di Roma, la famiglia, il disabile che prende il finanziamento con il progetto di vita, si vede quali sono le sue necessità e quindi lui sarà, o lui o chi per lui, quello che deciderà qual è il suo progetto di vita, cosa vuole fare della vita. Perché io non posso pensare che sono gli altri che decidono della vita di mio figlio, oppure che una persona con disabilità motoria debba essere comunque non libera di decidere quello che vuole fare. Quindi portiamo un'altra volta la persona al centro, che io da quando è nato Lorenzo non c'è mai stata la persona al centro. Non ci sono, cioè non ci hanno mai chiesto quali erano le nostre necessità. Abbiamo ricevuto dei servizi, ma non abbiamo mai detto quali sono le nostre necessità. Quindi riportiamo la persona al centro e diamo dignità alla persona. Grazie. Disabilità molto interessante. Adesso passiamo ad approfondimenti sul tema lotta a povertà e emarginazione e in sostegno minori. Quindi il prossimo intervento è della comunità Sant'Egidio, Paolo Morozzo della Rocca, per favore. Perfetto. Allora, il primo tema che mi è stato chiesto di affrontare in realtà è quello delle persone senza fissa dimora a Roma. Parliamo, secondo i dati Istat, di circa 7.000 persone, ma queste 7.000 persone non sono le stesse alcune migliaia di persone che tanti anni fa già erano senza fissa dimora a Roma. Credo che la realtà vada capita nei suoi cambiamenti,
e il cambiamento che caratterizza la realtà di oggi è una grande, inedita, rispetto a qualche decennio fa, mobilità sociale verso l'alto, ma soprattutto verso il basso. Si finisce per strada, anche a seguito di una separazione o di un divorzio, si finisce per strada soprattutto quando si perde un lavoro anche buono, che sembrava anche buono, ma si perde. Allora, questa mobilità sociale va collegata al tema di senza fissa dimora, perché ne è in parte diciamo una chiave di comprensione. Nei confronti di senza fissa dimora, Roma non è accogliente. A Roma si riesce a mangiare, con qualche fatica si riesce a fare la doccia, e non da molto, ma il grande problema è dormire, è avere un tetto. Allora, da tanti anni a Roma c'è una politica insufficiente riguardo in particolare all'emergenza freddo, cioè a quel periodo in cui non avere un tetto diventa un rischio per la vita e per la salute. Ma io vorrei dire, a partire anche dalla nostra esperienza, il momento in cui si riesce a trovare un riparo durante l'inverno è anche un momento completamente sprecato nella politica attuale, completamente sprecato, è anche un momento tutto sommato lungo nel quale si può realizzare un cambio di marcia dal basso verso l'alto. Cioè il momento in cui le persone accolte trovano riparo, hanno settimane o mesi per avviare un progetto per il dopo, che poi con la primavera l'emergenza freddo finisce e le persone vengono ributtate nel nulla. Ora, il problema dei posti letto è un problema importante. Sappiamo quanto Mafia Capitale ha inciso su questo tema. Successivamente a Mafia Capitale, un bando per un'accoglienza fatto dal comune è andato deserto. Allora ci possiamo chiedere qual è la conseguenza di questo. Alcuni dei competitor erano stati messi fuori gara da Mafia Capitale, ma altri no. E qualcuno ha parlato di un cartello, forse il bando non era abbastanza interessante. O anche il dumping dei 10-15 anni precedenti. O anche. Io credo che ci sia però anche un altro problema, cioè la difficoltà di rispondere a dei bandi in cui si chiede un servizio di accoglienza, ma si chiede di reperire la struttura nella quale offrire l'accoglienza. Io mi permetto di porre un problema. Oggi avere in una società burocratizzata, con degli standard abitativi normativi elevati, oggi pensare di competere in un servizio di accoglienza dovendo reperire la struttura è difficile. Ma forse il comune ha le strutture su cui poter dire: io a questo punto, con le strutture che io vi do, offritemi l'accoglienza. Io credo che questo renderebbe, forse più di tutti gli altri problemi, più possibile realizzare una politica dell'accoglienza. Politica dell'accoglienza difficile da una società della norma che spesso impedisce tutto, anche in modo, credo, a volte paradossale. Penso per esempio al fatto che molte persone che vivono per strada e che non riescono a trovare un alloggio, e pensiamo a quanto sia una chimera oggi partecipare ai bandi per l'edilizia popolare, per esempio, ecco, molte persone ci dicono: io vivo per strada, ma se avessi una roulotte. Bene, oggi chi va a vivere in una roulotte, che non è certo la soluzione ideale, chi va a vivere in una roulotte rischia l'incriminazione penale per abuso edilizio. Ora, un paese che non è noto per la democrazia sociale come gli Stati Uniti, chi vive in roulotte non lo mettono in carcere perché fa un abuso edilizio. Allora, a volte occorrerebbe anche pensare politiche nuove. Allora diamo la possibilità di passaggi dal basso verso l'alto. Questi passaggi mancano in Italia, ma mancano in particolare a Roma. So di avere poco tempo, una finestra sugli anziani, se non c'è altri che fanno. Allora abbiamo a Roma 600.000 anziani intesi come giovani anziani, sopra i 65 anni. Se io dico a qualcuno che ha 65 anni anziano, si offende.
anche perché io mi avvicino ormai. Infatti noi non abbiamo il blocco degli anziani, abbiamo il blocco però, della terza età. Abbiamo però 300.000 persone che hanno più di 75 anni e lì il problema diventa serio. Ora, è stato detto prima, nelle politiche per la terza età, diciamo così, o per la quarta età, sempre più diventa importante una politica di prevenzione. Cioè il vero killer oggi a Roma è l'isolamento sociale, tanto più a Roma che è una metropoli con un sistema di periferie pazzesco e abbandonato. Allora, in questo pianeta, che è il pianeta degli anziani, l'ultima idea nuova messa in campo dalle politiche sociali risale agli anni Ottanta ed è quella dell'assistenza domiciliare. Ma oggi sostanzialmente a Roma in assistenza domiciliare ci stanno in tutto 3.000 anziani. Mi sembra che questo dato è paradossale rispetto al numero degli utenti. Quali sono le cause di questo? Certamente c'è un ritiro di impegno economico, di offerta di servizi da parte del comune. C'è anche un nuovo ISEE, per cui paradossalmente entro una certa fascia economica una famiglia che ha un problema con un anziano gli costa meno prendere un appartante che accettare un servizio domiciliare con il sistema contributivo attuale. E questo è un problema perché le badanti offrono un servizio, ma le badanti non sono la risposta di prevenzione, accompagnamento fino alla fine. Poi le badanti possono essere un elemento di una rete. Ecco, io credo che anche su questo occorrerebbe pensare, ripensare una politica dell'assistenza domiciliare, perché si sottovaluta che la debolezza inizia dal giorno in cui uno si dimentica di bere, non fa più la spesa regolarmente, inizia ad avere un problema con i vicini di casa, poi dopo, se si arriva dopo, il costo di questa cura diventa enorme e la sofferenza accumulata è davvero inutile. Grazie. Grazie Paolo. Grazie mille. Per la comunità di Sant'Egidio, veramente. Allora, io vi ricordo che intanto abbiamo nella Regione Lazio in Commissione Sanità l'applicazione della 328-2000. Quindi in questo momento in commissione ci sono tutta una serie di lavori sul quanto riguarda gli articoli che toccano proprio questi temi, anziani, disabilità, eccetera, e abbiamo il fortissimo timore, visto che il PD è in gestione questa grossa riforma, che sia una legge vuota o comunque molto anacquata. Quindi noi faremo una battaglia in aula fra giugno e settembre, appena verrà in aula, insieme a tutto il lavoro che stiamo facendo con i militanti, con gli attivisti, proprio per riempire di contenuti veri una riforma fortissima del welfare. Allora, perfetto, adesso saltiamo su Mario Cecchetti del Centro Sociale del CE, che interviene sempre su questo tema, poi proseguiremo sempre sul tema lotta alla povertà e immigrazione. Prego. Mi sento bene, Mario. Mi chiamo Mario e faccio parte del Centro Sociale di Bella Monaca, del CE, e a tutti sembra strano che sono presente qui. Io due cose fondamentalmente cerco di essere breve. Io tengo conto della nostra esperienza in un quartiere come Torbella Monaca e in una periferia del sesto municipio. Allora, scusa, dovresti dire che tu parli di multiculturalità. Sì. Cioè, perché fino adesso, come ti stiamo facendo parlare, perché sai che devi andare via, abbiamo cambiato un attimo il topic, il tema. E quindi credo che il tuo intervento, perché mi ha detto Giuseppe, il tuo intervento è sulla multiculturalità, giusto? Sì, in realtà era questo, ed è anche secondo me centrato, visto che il nostro quartiere si trova nel municipio Sesto, dove secondo i dati ufficiali c'è la più alta percentuale di presenza di stranieri in questa città. Io aggiungo un'altra cosa, anche due dati che sono importanti rispetto anche a quello che è stato discusso oggi e perché è importante due cose che poi dico. È il municipio più giovane di Roma ed è il municipio che ha più alto tasso di povertà della città. Quindi questo è il nostro municipio. Poi se vogliamo parlare del nostro quartiere Torbella Monaca, aggiungo anche tre dati.
è a tutti gli effetti un quartiere di giovani di Roma, è il quartiere che ha la più alta percentuale di giovani sotto la tutela del Tribunale dei minori, è il più alto, è il quartiere che ha la più alta percentualità di dispersione scolastica ed è il quartiere che ha la più alta concentrazione di diversamente abili di questa città. Questo è il nostro quartiere. Non voglio parlare di questo perché altrimenti ci mettiamo le mani nei capelli, però vi faccio al primo intervento che è stato fatto dall'Associazione Libera, perché è importante comprendere una cosa in questa città e soprattutto nelle nostre periferie. Oggi nella periferia praticamente assistiamo a un fenomeno di discriminazione sociale da una parte che allontana sempre di più settori sociali e popolari, giovani soprattutto, dalla partecipazione, dalla politica. Non credo più a nessuno, sostanzialmente, la maggior parte della gente che vive in questa periferia, nella nostra parte soprattutto, ha ragione di una. Secondo noi che sono operato e sviluppato e portato avanti per quel che ci riguarda in questi ultimi 25 anni, visto che la nostra realtà nasce nel 1993. Questo che cosa ha provocato in tutti questi anni? E non è solo mafia capitale, perché è sbagliato dire che tutti i problemi di questa città e tutte le incongruenze sono da attribuire a mafia capitale. C'era anche prima, da quando esistiamo noi, dagli anni 90, si è sempre sviluppata qualsiasi dinamica sociale, sempre a livello clientelare. Cioè, quello che veniva dato doveva corrispondere a voti o a quanto uno può guadagnare. Perché se io faccio un esempio, vedo quanti soldi sono stati spesi per il nostro quartiere, dai fondi dell'Unione Europea, fondi strutturali e fondi speciali, il nostro quartiere doveva essere meglio dei padroni se erano stati spesi bene, e invece non è così. Quindi questo ha determinato e generato delle situazioni gravissime oggi in periferia. Perché vi faccio Libera? Perché non è un caso dove manca l'istituzione, dove non è stato un intervento curato e dove la gente ha percepito l'istituzione vicina, è aumentata a dismisura la criminalità e microcriminalità. Perché quando la gente non ha servizi, quando non c'è lavoro e quando non trova alle sue necessità una risposta, la risposta la dà la criminalità, la microcriminalità. Ecco dove sta. E quindi questo che cosa porta? Porta a concepire e a dire se oggi si vuole rimettere al centro la persona, come diceva la candidata prima al municipio, alla persona corrispondono dei diritti. E se questi diritti non vengono garantiti e la persona non li percepisce come tali e nella possibilità di decidere di essere anche lì presente, noi non troveremo mai questo handicap e non cambieremo mai questa città. Per fare questo, e concludo, proprio per arrivare alle proposte, secondo noi servono due cose fondamentali. Perché abbiamo avuto esperienza in questi 23 anni che tutte le leggi che ci sono, tutte le normative e anche la buona volontà di chi opera onestamente in questa parte di periferia trova sempre uno scoglio. Le leggi, le regole, legalità o illegalità. Io faccio un esempio su questo perché è importante, perché spesso ci siamo sentiti dire che noi siamo illegali e noi ci sentiamo offesi quando ci dicono che noi siamo illegali, perché noi in quel quartiere che ha queste caratteristiche abbiamo occupato una struttura 23 anni fa che era abbandonata e andata a fuoco, lasciata così dal comune, l'abbiamo occupata, rimessa in sesso e creato tutte le attività, intervento sociale che abbiamo fatto a posto dell'istituzione. Oggi in sinergia con le scuole, con l'università e con tante realtà che stanno in quel quartiere. Quindi quando ancora si continua a parlare e ci mettono sullo stesso piano dell'illegalità, noi ci sentiamo offesi. E quindi diciamo che fondamentalmente ci sono due cose che noi chiediamo al Movimento 5 Stelle. Una è che se c'è diverso decentramento, che sia reale, concreto. I municipi, anche in questo settore, non devono stare in asco del comune. È vero che i municipi in prima persona gestiscono i fondi sui servizi sociali, però di fatto chi
sviluppa progetti, necessità, chi va a verificare tutte queste cose? Non c'è, c'è l'istituzione centrale. Allora, dato che Roma sono quasi 3 milioni di abitanti, i municipi sono città delle città, se non c'è un decentramento reale, quindi chi sta nel municipio, vede, controlla, progetta e decide insieme ai cittadini che cosa fare, non serve a nulla, è sempre tutto calato dall'alto. L'altro elemento che è importantissimo è che oggi vanno cambiate alcune regole. Noi abbiamo verificato che le consulte e tutto quello che le consulte sono obsolete, non servono più a nulla, sono sempre stato il posto dove ci sono spartizioni, dove i cooperative stanno lì, discutono e dove ognuno si alterna conto e con un voto di scambio. Allora oggi è necessario invece, se si ricorda poi ai cittadini, per colmare il distacco che c'è tra i cittadini e le istituzioni, si debbono formalizzare, questo lo dobbiamo fare il comune, chiamiamo le istanze locali dei cittadini che hanno un al loro interno una dinamica consultiva, progettuale e controllo con diritto di veto, altrimenti non serve a nulla. Ah, sempre, ti chiamano sempre per il parere, sì, tu dai pareri, ti dicono bravo, sei stato democratico e poi ti cagano tutto dall'alto, quindi questo è importantissimo, a voi questo lo chiediamo. Grazie Mario. Grazie. Davvero il ruolo delle consulte, la digitalizzazione, il ruolo dei municipi, davvero siamo, credo che tutti questi interventi delineino proprio il nostro modo di lavorare qui in comune nei prossimi anni, per cui massima apertura e disponibilità del Movimento 5 Stelle. Allora adesso arriviamo al sottogruppo del rispetto al sostegno dei minori, quindi Gianni Fulvi dovrebbe esserci, che si occupa proprio dell'area minori, così approfondiamo questo aspetto, e poi seguirà Gabriele Cirici, del supervisore del SISMIF. Sì. Grazie. Poi vediamo se riusciamo a far intervenire anche il forum della strada a chiusura del blocco. Se riusciamo. Gli anziani sono là. No, verranno dopo. Sì. No, sono altri due interventi. Velocemente mi collego un po' ad alcuni interventi. Io ho visto che è stato dato tanto spazio all'handicap e questo mi ha fatto piacere perché ho una figlia che sta uscendo dal liceo, quindi questo pure per me è stato toccare note dolenti. Mi leggo però al mondo dei minori di cui mi occupo, quelli senza famiglia, perché, e non parlerò di minori stranieri accompagnati perché poi c'è il collega della Virtus, se ho ben capito, ma parliamo dei minori italiani che il Tribunale per i minorenni prende provvedimenti per l'allontanamento dalla famiglia naturale. Devo dire che le politiche sociali qui a Roma si sono negli anni totalmente ribaltate da 25 anni, se prima tra le spese principali c'era quella dei minori, oggi questa è ultima. Se andiamo a vedere altri paesi europei abbiamo prima i minori, poi l'handicap e poi via via le altre realtà. Quindi si tratta di capire qui se le amministrazioni future vogliono rimettere al centro i minori, ma per minorenni intendo non solo quelli allontanati, ma parliamo di tutti, perché poi qui non stiamo parlando di prevenzione. La 285 del 97 vede Roma come città riservataria, ma in realtà sembra che nemmeno si riescano a spendere quei 4 soldi che sono rimasti. Tutto quello che è stato lo sviluppo dei centri di prevenzione, centri diurni, assistenza, post scuola e via dicendo, è totalmente scomparso. Quindi a noi poi arrivano il risultato di questa totale assenza. L'altro giorno una religiosa di una casa famiglia mi sta chiamando proprio questa mattina e dice: Gianni, che è successo a Roma? Va tutto bene? Perché in questo momento nella nostra struttura sono rimasti 3 bambini che per fortuna andranno in adozione, ma non abbiamo richieste. Allora noi ci auguriamo che stia andando tutti bene, che i minorenni non stiano più soffrendo e che qualcuno si stia accorgendo che stanno così bene. Purtroppo sappiamo che non è proprio così. È stato già deciso in passato da parte dei dirigenti dei municipi e del dipartimento di non fare segnalazioni al tribunale per i minorenni, quindi sollecitare i servizi sociali a non fare ciò, perché c'è un costo.
Sappiate anche che i costi delle rette nella città di Roma, che è capitale, quindi dovrebbe essere prima città in Italia, è ultima in Italia per le rette che spende sui minori. E non perché ne ha di più, perché se prima il collega parlava stamattina di circa 700 minori italiani, romani, nelle comunità, Torino ne ha lo stesso numero e Torino paga una retta che è mediamente sui 100 euro. Torino è un terzo della città come popolazione di Roma, quindi noi ne dovremmo avere tre volte di più e forse spendere di più su questi minori. Circa un terzo dei minori presenti attualmente nelle comunità, parlo sempre degli italiani, hanno la 104. Alcuni l'hanno anche impropriamente. Perché dico impropriamente? Viene esasperata la disabilità o il ritardo cognitivo o la difficoltà di apprendimento o quant'altro, perché le strutture scolastiche non si sono attrezzate per il BES, per i bisogni educativi specifici, cosa di cui i nostri minorenni sono tutti portatori. Allora, che qui si crea un problema un po' di guerra tra i poveri, perché fare il sostegno per questi ragazzini significa togliere le ore di sostegno ai minori con disabilità. Buona parte di questi minori presentano disturbi a livello psicologico molto serio, circa la metà di questi ragazzini va in terapia psicologica fin dalle elementari e questa terapia è a carico delle stesse comunità, non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Perché? Anche per le diagnosi non c'è capacità da parte delle ASL territoriali di farle. Neuropsichiatria infantile, che un giorno sì, un giorno pure si dice che viene chiusa, che è un'eccellenza qui da noi, non riesce a soddisfare il bisogno per le valutazioni. Riguarda anche le valutazioni genitoriali, perché molto spesso ci sono genitori che rimangono appesi in attesa che si decida, si faccia una valutazione per capire se quella deprivazione, quell'incuria, quel maltrattamento è un qualcosa che realmente ci sia stato e se è recuperabile per poter ricondurre i minori a casa propria. Affido familiare, è stato già detto qualcosa, è un qualcosa che non decolla, però anche qui dobbiamo stare attenti come lo interpretiamo, perché è facile dire, come diceva il collega stamattina, mandiamo questi ragazzini in affido, i 15.000 che ce ne sono in Italia non sono tutti adottabili, la gran parte sono i due terzi, come su Roma, tra i 10 e i 17 anni. C'è il dato della procura minorile, per questo bisognerebbe leggerli i dati, come diceva la collega prima, che avrebbe dovuto parlare dei Rom, ma ha parlato poco dei Rom, perché dovremmo parlare pure di tutta l'infanzia, più della metà tra i Rom è minore. La gran parte di questi, dicevo, non mi sono perso pure un attimo, però lo recupero, non c'è problema, e sull'affido, diciamo, i dati della procura minorile ci dicono chiaramente che circa il 15% dei minori presenti nelle comunità nel Lazio, e quindi su Roma dove ce ne sono la gran parte, provengono da affido e da adozioni fallite. Ora è chiaro che questi minori, che sono tra la fascia tra gli 11 e i 17 anni, sono improponibili a un nuovo affido e a una nuova adozione, diventa molto complesso. Allora anche qui dovremmo stare attenti con i servizi sociali rispetto a quello che noi chiamiamo accanimento terapeutico, cioè mandiamoli in affido, qualunque soluzione sia, mandiamoli in affido, sappiamo anche che dietro c'è un risparmio economico. Sono stato in Francia a marzo, parlavamo di minori stranieri accompagnati, in Baviera una famiglia che prende un minore straniero accompagnato in affidamento gli danno 2.000 euro al mese. Ora di che parliamo? Qui da noi se si arriva ai 250, forse ai 400 euro al mese per una famiglia affidataria, quando ci sono, già è tanto. Gli affidamenti vengono fatti prevalentemente dal ceto medio, sappiamo che il ceto medio oggi su Repubblica viene detto che sta scomparendo, quindi non sono i ricchi che prendono i bambini in affido, è il ceto medio, quello più sensibile, quello più adeguato. Però già non ce la facciamo a occuparci dei nostri figli, si diceva prima a Torbella Monaca, c'è parecchia povertà, c'è povertà dove ci sono parecchi figli. Questo è il dato ormai certo, è lì che si annida di più la povertà. Allora, sull'affido dovremo fare un grande lavoro,
Concludo però dicendo, andiamo a rivedere la proporzione di presenza dei servizi sociali sui territori rispetto ai cittadini. Anni fa, lo cito sempre, fu fatto un confronto fra l'ex 18° municipio, grande quanto la città di Modena, si parlava di interventi, servizi, come era organizzato Modena. Io ho fatto la domanda scema chiedendo quanti assistenti sociali c'erano a Modena, 50. Oggi siamo a una media su Roma di circa 20 che si devono occupare di tutto, e capite, in alcuni territori dove c'è maggiore complessità. È chiaro che qui manca progettualità di invio nelle comunità, noi abbiamo minori che arrivano senza progetto, quindi ci dobbiamo inventare i progetti, quindi non riusciamo a fare quelli che sono stati chiamati da tutti quanti rispetto alle diverse tipologie di difficoltà, i progetti sulle persone. E quello che ancora di più è grave, che non avendo famiglia questi soggetti non ce li troviamo a 18 anni in mezzo alla strada. Ultimissima cosa, se andiamo a vedere anche i dati sui ragazzi che commettono reati, la stragrande maggioranza di questi proviene da famiglie disagiate. Quindi investire nel sociale, investire sui minori un euro significa, e questi sono studi economici ma internazionali, significa risparmiare 7 euro per ogni soggetto al giorno. Grazie. Un altro elemento centrale è proprio il fabbisogno. Qual è l'offerta sanitaria in base alla domanda? Noi abbiamo per esperienza in regione, abbiamo visto in questi anni che le ASL non progettano, non programmano, ma svolgono, attuano sul territorio servizi che poi sono, come si dice, basati su numeri irreali. Perché quanti operatori metti sul territorio, quanti servizi avvio sulla base di quello che serve realmente? In realtà non c'è questa visione, non c'è questa programmazione, ve lo garantisco, ed è proprio un dramma, perché non posso fare né prevenzione e né fare poi servizi su misura di cittadini. Faccio servizi magari per chi eroga i servizi, non per chi li dovrebbe utilizzare. Passiamo all'intervento di Gabriele Quirici, supervisore del SISMIF. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti per avermi invitato. Io vengo come libero professionista, come psicoterapeuta. Ho lavorato come supervisore nei centri per gli operatori, nei centri per minori stranieri non accompagnati. E mi occupo fondamentalmente di minori e famiglie, quindi collegamenti con le varie strutture, con le varie ASL. Ora, io vorrei partire, sinceramente io stamattina quando mi sono alzato non avevo un argomento specifico, perché il discorso dei minori è un discorso di serie B normalmente, cioè viene messo sempre all'ultimo posto. Non è il caso, adesso faccio una battuta, no? Sottogruppo, no? Cioè, in realtà, voglio dire, i minori sono il nostro futuro, cioè dovremmo pensare per prima a loro piuttosto che ad altre cose, pur essendo importanti. Allora, io mi baso molto su, anche su quello che mi dicono proprio gli stessi adolescenti che seguo privatamente, o gli stessi operatori che si occupano di minori, che si sentono assolutamente frustrati rispetto a una progettualità, a un futuro che non riescono a vedere. Allora, io penso che è necessario proprio aumentare e focalizzarsi fondamentalmente su questo, su quello che chiedono i minori, su chiedono quello che anche comunicano gli operatori. Cioè, molto spesso non vengono ascoltati, ma gli stessi operatori, che sono chiaramente dipendenti di un'organizzazione, di una cooperativa, e fanno il loro lavoro, ma sono loro che stanno mercando. Un altro problema molto serio è il discorso della continuità. Cioè, io ho lavorato per anni come terapeuta per una comunità terapeutica per minori con disturbo di psichiatrico in esordio, e normalmente vengono affidati al centro per dei minori, diciamo, psichiatrico.
arrivati però a 18 anni finisce tutto. E questa è una tragedia, perché le famiglie in qualche modo vengono direttamente da me e mi dicono: adesso che cosa facciamo? Non c'è un proseguimento. Quindi mi è capitato proprio di una paziente che io ho seguito quando era minore, arrivato al 18° anno, l'assistente sociale ha detto: io ho finito il mio lavoro, non posso andare avanti, adesso ho di competenza di SM, quindi cambio di figure, cambio di progetto. Ed è chiaro che c'è una dispersione poi, cioè non si riesce più a lavorare, quindi c'è una perdita assolutamente assoluta di progetto per una persona. Altre cose, io potrei stare qui ore a parlare di questo argomento, perché purtroppo ho 5 minuti e io penso che un altro punto è, e lo vedo diciamo nelle famiglie, cioè il fatto che le vittime sono proprio i minori, cioè tutto quello che abbiamo detto e è stato detto in questa mattinata, alla fine ricade tutto sul minore, perché il discorso del gioco, il discorso del lavoro che non c'è, alla fine chi sono io male è il bambino, adolescente soprattutto, che in qualche modo vede nelle figure genitoriali che dovrebbero essere un modello, una non speranza, quindi sono loro stessi che vogliono dire: ma io come mi muovo? E molto spesso mi arrivano giovani adulti, ventenni, 25 anni, ma io non so che fare, che cosa faccio, no? Tanto qui non c'è speranza, e il lavoro nostro è proprio quello di dare una speranza, e in questo la politica deve fare molto. Mi fermo qua. Grazie. Mi pare che di temi diciamo interessanti e toccanti che sono stati tirati fuori, anche il futuro dei minori insomma ritorna in entrambi, diciamo, entrambi gli interventi. Ora io passerei la parola a Paola Chiovelli, che potrebbe chiudere questa riflessione sui minori fondamentalmente. Che è una nostra candidata. Candidata portavoce Cittadina Comunale, Paola Chiovelli. Grazie. Io avevo preparato una scaletta tempo alle ore 9, ma ormai è tutta scompaginata in quanto gli interventi sono stati tanti, interessanti e pieni di spunti. Innanzitutto io vorrei parlarvi di una mia piccola esperienza personale, in quanto io sono un avvocato che si occupa di minori e uno dei miei primi casi fu quello di un ragazzo che circa 6 anni, 7 anni fu restituito dai genitori agli assistenti sociali. Loro un giorno l'hanno preso, l'hanno accompagnato presso i servizi sociali e hanno detto: noi non ce ne possiamo occupare perché non abbiamo soldi, non abbiamo lavoro e ci stiamo separando, quindi occupatene voi. E lui quindi è entrato nella casa famiglia, poi è stato affidato ad una famiglia e poi è diventato maggiorenne. E in qualche modo ce l'ha fatta, perché ora è un ragazzo di 25 anni che lavora, una fidanzata e sta per avere un bambino. Quindi lui ce l'ha fatta, ma quanti come lui ce la fanno? Questa fotografia in realtà porta alla luce quelli che sono degli argomenti e degli spunti importanti e che poi ritroviamo nel nostro programma. Il programma delle politiche sociali ripercorre tutti questi bisogni e le soluzioni a questi bisogni. I minori debbono tornare non soltanto soggetti debbono essere non soggetti passivi di diritti e di interessi, ma attivi. Non debbono soltanto subire le scelte, ma debbono essere loro al centro della scelta. Mi ricollego per esempio all'intervento di Fabrizio Gessini, il quale diceva: secondo me c'è una dicotomia tra casa famiglia ed affido.
A mio parere no, non è vero, perché la casa famiglia e tutto ciò che ruota intorno all'assistenza della casa famiglia è un servizio, ma per questo non ci dobbiamo dimenticare l'affido familiare, che comunque deve essere promosso, e mi ricollego anche all'intervento del dottor Fulmi, e deve essere comunque promosso, bisogna essere proattivi in questo senso, quindi bisogna comunque incentivare. Lei dice che soltanto il ceto medio chiede affido di bambini, di minorenni, di adolescenti. Beh, dobbiamo da questo punto di vista forse indagare le ragioni per cui solo il ceto medio chiede e promuove l'affido, e quindi promuoverlo magari attraverso una ricognizione delle famiglie, più capillare delle famiglie che vogliono chiedere, che vogliono farsi promotori di affido familiare. Ed un altro aspetto, se ci occupiamo di minori ci dobbiamo anche occupare di famiglie in difficoltà, perché troppo spesso oggi la separazione dei coniugi per motivi di qualsiasi natura è un generatore di povertà, e a farne le spese sono i minori, sono i figli, in termini di spensieratezza, in termini di progetti, in termini di infanzia, per cui è proprio a ragione di questo che molto spesso perdono la loro spensieratezza e il loro ruolo di bambini, quindi entrano poi in un ciclo di difficoltà, di disagio, di degrado. E per questo, a mio parere, mi ricollego al discorso che facevo sull'affido, va scoraggiato l'enucleazione, scoraggiato, dico, non cessato, ma scoraggiato in qualche modo l'enucleazione del minore dalla famiglia in difficoltà per motivi economici, perché del problema economico della famiglia, al 99% è incolpevole, non deve metterci il bambino, ovviamente. E chiudo dicendo che l'impegno deve essere quindi quello di riportare il minore al centro e di far sì che sia di nuovo portatore lui attivo dei propri diritti e dei propri interessi, con un aiuto specifico verso le famiglie, perché nessuno deve rimanere indietro, e meno che mai i bambini. Allora, iniziamo con l'ultimo blocco, non meno importante degli altri, e approfondiamo gli aspetti legati al sostegno alla terza età e alla multiculturalità. Iniziando con Paola Marcheggiani, Mondo Volontariato, Portale Web, Aiuto Anziani, che ci racconterà la sua esperienza. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono... noi abbiamo fatto una onlus, si chiama Aiuto Anziani, e questa idea ci è venuta dalla sofferenza che abbiamo avuto nel seguire due persone di famiglia senza avere da nessun tipo di informazione per quello che poteva riguardare qualcosa che li potesse aiutare nella malattia, nel peggiorare, ovviamente avvicinarsi alla morte e tutto quello che è il processo poi di arrivare alla fine. Nei medici di base, nelle ASL, ci hanno mai fornito nessun tipo di informazione, nessuno sapeva niente, uffici chiusi, porte chiuse, orari sempre diversi, e anche in orari di ufficio non trovavamo mai nessuno che ci potesse ascoltare. Abbiamo così cercato di creare un qualcosa di stabile, un sito internet che dia informazioni sociosanitarie per tutto quello che riguarda l'assistenza agli anziani. Assistenza di ogni tipo, ci abbiamo messo un po' per riuscire a strutturarlo, perché è piuttosto complesso, perché sono talmente tante informazioni che come permette a qualcuno che non sa le cose di trovare quello che gli serve, e allora l'abbiamo strutturato in... Scusate. Si chiama il sito? aiutoanziani.it. Questo sito è stato strutturato in box. Ogni box ha un bisogno, soddisfa un bisogno. Il bisogno di avere assistenza domiciliare, assistenza non domiciliare, di avere esenzioni, di prendere, di chiedere l'accompagno. E poi anche cose più leggere, tipo appunto dove trovare anche qualcosa di bello per il tempo libero, eccetera.
E questo sito ha preso tutte le informazioni anche porta a porta, in giro per le ASL, per i municipi, oltre che andare sui siti istituzionali, e quindi ha strutturato questa cosa in maniera che, non dico i grandi anziani, ma almeno i giovani anziani ne potessero usufruire. E anche per i grandi anziani però aiuta le famiglie, perché se una famiglia deve andare 5 volte alla ASL o il municipio per chiedere solo informazioni e non ottiene niente, e per trovare moduli che non si trovano perché sono finiti, e quando va sul nostro sito trova la soluzione ai problemi, perché sa gli orari, sa quando andare, sa quale modulo scaricare, eccetera. E secondo noi abbiamo creato un'idea che chiediamo ai 5 Stelle di poter sviluppare, perché ogni disabilità, ogni fragilità dovrebbe poter accedere in maniera semplice e trasparente alle informazioni di cui ha bisogno, perché ci sono anche un sacco di cose buone per gli anziani, ma nessuno le sa. Allora come si fa a raggiungere un qualcosa che ti serve per soddisfare il tuo bisogno se non sai che neanche esiste? Come si fa a un disabile a sapere che ci sono leggi, leggine che lo possono aiutare in questo o quell'altro se non sai neanche che esistano? Quindi quello nostro è stata la prima idea, però noi chiediamo ai 5 Stelle questo sforzo sistematico, che sia quello di creare tanti siti quanti sono le fragilità o le patologie, perché in questa maniera saltiamo i farraginosi e assurdi siti municipali che non vengono aggiornati, che sono complicatissimi perché hanno i menu, dei sottomenu, e si perde tutto e non si arriva a niente. E quindi dare la possibilità di trasparenza, di dire anche la verità, perché i medici di base che si fanno pagare 100 euro per andare a fare le visite domiciliari, sul nostro sito c'è scritto, attento, non si paga. Quindi se vi chiedono soldi, non li date, ed è una forma di educazione del paziente. Perché questo è un inciso, sì. Proprio la legge prevede che i medici di base facciano un tot ore obbligatorie di visite, esatto, domiciliari. Esatto. Quindi assolutamente sarebbe molto 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 fuori legge un po' lavorare, perché non solo dovrebbero farle, magari non li fanno, a cui magari in Italia siamo abituati, ma se ti chiedono i soldi addirittura potrebbe esserci proprio l'arresto in flagranza di reato. E quindi questi siti potrebbero dare la trasparenza necessaria per poter educare le persone, fargli capire quali sono i diritti, perché se non sai quali sono i diritti, ti chiedono i soldi per la visita domiciliare, devi dare, perché pensi che sia giusto. E quindi è veramente importantissimo che ci si attivi dal punto di vista digitale per far sì che non ci siano ombre e ci sia trasparenza, perché nell'ombra si annida sempre la corruzione. Sempre. Grazie. Vogliamo un suggerimento per inserire un emendamento nella legge di riforma del welfare che stiamo trattando in regione. Quindi faremo esattamente un passaggio su questo servizio di informazione di dati comportati agli anziani come esempio di best practice per informare i cittadini dei loro diritti. Quindi questo lo faremo già nelle prossime settimane. Allora, recuperiamo l'intervento precedente, scusate, che era sul tema disabilità cognitive e intellettive, con il Senato del Disabile, esatto. Sergei Cocu, Fabio Gesmundo, Ugo Amorri, se può intervenire, perfetto. Grazie, andiamo un attimo sul tema disabilità, però... Giuseppe, lei va? Sì, sì, la vita, Ci sei, Fabio?
Salve, guarda, come ho capito abbiamo soltanto un paio di minuti. No, vabbè, anche un pochino di più, tra l'altro avete anche le nostre scuse perché con tutti i salti che abbiamo dovuto fare a causa degli altri operatori, voi siete rimasti un attimo con il cerino in mano, però ci aspettiamo un intervento insomma estremamente interessante, perché il sindacato del disabile già dice qualcosa, no? Speriamo. Vabbè, arrivo dunque. Per me anche stasera stavo pensando di che cosa dovrei dire, di cosa non dovrei dire. Io ho pensato di concetti molto radicati nelle menti delle persone, o di concetti molto importanti del lavoro. Comunque il lavoro per noi è estremamente importante, tutti quanti andiamo al lavoro ed è molto, molto importante, insomma. Poi c'è stato un altro concetto che è molto radicato nelle persone, e secondo me è radicato nel modo sbagliato, che è il concetto dell'essere disabile. Quindi per tutti quanti l'essere disabile chi? Uno che necessita dell'assistenza, di maggiore attenzione. E invece volevamo presentarvi un altro concetto, che disabile che lavora. Da come sapete c'è stata una legge che permette ai disabili di essere integrati, anzi addirittura obbliga le grandi aziende di assumere una percentuale di disabili che dovrebbero lavorare, dovrebbero fare parte di questo staff, di queste aziende. E qual è il nostro problema? Qual è il nostro messaggio che portiamo? Perché avviene molto spesso, una volta che il disabile viene assunto esclusivamente sulla carta, poi viene lasciato, non so neanche come definirlo, ne trovo difficoltà, viene lasciato così a come va, insomma. Esatto, cioè viene trascurato e si creano spessissimo delle situazioni simili a quelle a cui abbiamo assistito mesi fa. Sapete benissimo i scandali legati alla mafia capitale, a tantissime, alle cooperative, perché la legge prevede che il disabile può essere inserito o direttamente in azienda o attraverso una cooperativa. E una volta che il disabile viene inserito attraverso una cooperativa, si crea una situazione quando si sfrutta, come la situazione, pronuncio questa mafia capitale, no? Delle famose cooperative che lucravano sugli immigrati, ma quando vengono inseriti i disabili addirittura si creano delle situazioni quando si viene a lucrare sui disabili, quindi a me mi sembra un fatto ancora più atroce. Io penso che la mia parte dell'intervento l'ho già consumata, quindi in grosso modo volevo chiedere un'attenzione all'istituzione, non saprei neanche come definirla, ma di prestare più attenzione, insomma, di essere più monitorati, più supervisionati in tutti i sensi. E con me un collega che viene da una realtà di quale vi sto parlando, viene da una cooperativa sociale che permetteva l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro. E lui cercherà di essere pure altrettanto breve. Le passo la parola a lui, Fabio Gismondo. Grazie tante. Io mi ricollegherei. Ok, grazie. Mi ricollego a, diciamo, al preambolo che ha fatto Massimo quando ha introdotto quella che è stata la sua mentore, che lui diceva che aveva avuto esperienze all'interno di cooperative dove cercava di aiutare, mi sembra di aver capito, disabili, però il sistema era alquanto statico, quindi non si andava oltre la retribuzione di 7 euro orarie e nemmeno ora, diciamo, era tutto aleatoria la retribuzione. Questo problema si trasferisce adesso che è stata approvata la legge Biagi, e quindi oltre all'obbligo di riserva, oltre all'obbligo di riserva, diciamo, le aziende possono adempiere all'obbligo di riserva attraverso terzi soggetti, che sono le cooperative. Allora, io del cooperativismo ho una grande
ammirazione, diciamo me la sono formata all'interno del frequentando l'incubatore sociale della Garbatella, che poi credo abbia chiuso, e lì mi sono fatto un'idea del cooperativismo, l'ho idealizzato, perché la cooperativa altro che non riproduce che il sistema sociale del paese. È come se fosse uno Stato, perché c'è la democrazia, ci sono i soci che possono esercitarla e al contempo lavorano, quindi ci sono tutti gli elementi che ci sono all'interno della Costituzione, cioè è basata sul lavoro ed è democratica. Il problema è che queste cooperative sfuggono però fuori al controllo sia degli enti preposti, infatti io mi sono fatto vivo anche, sono un grande rompiscatole delle istituzioni, sono fatto vivo presso la Lega delle Cooperative denunciando l'assenza di democraticità interna alla cooperativa, cosa che in modo che la cooperativa non è più una cooperativa, perché si fonda proprio sulla democraticità. Ad aggravare la cosa, cioè che è la cooperativa per cui io ho lavorato e starei ancora lavorando perché sono reintegrato, ma la cooperativa, infischiandosi della legge, non adempie alla sentenza, allora l'aggravante è che queste cooperative servirebbero per integrare i disabili nel mondo del lavoro, ma non solo, c'è un passo successivo, perché devono creare, e da qui il sindacato del disabile, una coscienza civile del disabile, perché per fortuna o purtroppo la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, quindi è fondata sul lavoro, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, i disabili hanno delle difficoltà ad esprimere appieno le loro capacità, però se inseriti in un contesto adatto possono addirittura dimostrare di essere produttivi quanto e a volte nella nostra cooperativa è successo che abbiamo superato i livelli dei diretti dipendenti dell'azienda per cui lavoravamo di produttività. Quindi tutto questo per dire che noi disabili siamo consapevoli del nostro potenziale produttivo, umano, delle nostre capacità e competenze, e vogliamo mettere a disposizione della società. Vorremmo anche avere però il controllo di noi stessi, della nostra capacità, vorremmo avere voci in capitolo, invece non so se è una discriminazione oppure il sistema che è fatto così, la cooperativa non ci permette di esprimerci come dovrebbe, cioè in un contesto democratico, e quindi di fare le scelte, di decidere noi stessi del nostro destino. Ripasso solo un attimo il microfono a Sergio, che chiude. Grazie. Che eccomi. E guardi, volevo farvi andare molto nello specifico, nel proprio problema personale, quello che sta vivendo. Volevo essere un po' più ampio, dicendovi semplicemente che siamo dei disabili, che stiamo cercando la dignità non attraverso l'assistenza, tantissime agevolazioni, ma stiamo cercando la dignità attraverso il lavoro. Quindi penso che questa questione dovrebbe essere leggermente, non è che premiata, ma godere di un'assistenza un po' maggiore, cioè di un'attenzione un po' maggiore da parte dell'istituzione, da parte del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro ieri sera, proprio prima di quando stavo pensando al fatto che dovevo venire qua, ho visto un comunicato di Virginia Raggi dove lei molto apertamente invitava tutti quanti a partecipare, ad elaborare una struttura, no? Ad elaborare un programma che potrebbe far del meglio alla città. A quando dico alla città non intendo soltanto alle strade, San Pietrino e Benzinaie, ma intendo soprattutto alle persone che la popolano, e comunque disabile
anche fanno parte di questa città, quindi vorrei rappresentare questa fascia di cittadini che sono disabili e che hanno voglia di lavorare, punto. Vi saluto, grazie. Grazie. Allora, un attimo ancora di pazienza, facciamo gli ultimi due interventi e poi ci abbiamo le conclusioni. Vi chiedo di restare un attimo nei tempi perché siamo già fuori orario. Allora, abbiamo un rappresentante della comunità di Sant'Egidio che ha già parlato, che fa un secondo intervento, Paolo Morrozzo della Rocca, e poi un intervento Asia USB, Vittoria Molinari, sull'emergenza abitativa. Quindi sono i nostri ultimi due interventi, un attimo di pazienza e poi possiamo chiudere con gli interventi di Eleonora Di Mauro, che alla fine chiuderà il nostro. Sì, il mio secondo contributo è sul tema dell'immigrazione. Ora, Roma è anche un po' una capitale dell'immigrazione perché abbiamo probabilmente una presenza di 300.000 stranieri residenti, la prima nazionalità è sicuramente quella romena e sono una presenza anche produttiva importante per la città. Credo che però qui il grande problema della presenza dell'immigrazione in Italia è quella di costruire una presenza produttiva ma anche nella regolarità. Questo vuol dire per esempio che è un grande problema il tasso di lavoro nero o anche il fatto che una parte dell'immigrazione presente a Roma poi prende altre destinazioni nel momento in cui rafforza la sua posizione di soggiorno perché si rende conto che Roma non offre quel futuro che magari in altri luoghi e in altre nazioni si può avere. Sicuramente un tema presente, peraltro ho visto nel programma 5 Stelle, è il tema dell'intercultura. Ora, io vorrei dire, un paese si rinnova, ma si rinnova sempre a partire dal proprio genio storico, senza ingessarlo. Quindi io credo che il tema dell'immigrazione e della cultura sia quello di arricchirci, ma anche quello di arricchire innanzitutto. E quindi penso che il primo percorso di arricchimento è quello dell'insegnamento della lingua italiana, che deve essere un insegnamento di livello. Bisogna puntare molto su questo e fin dal primo giorno, perché non si può imparare la lingua italiana dopo tanto tempo, si deve imparare subito. E poi penso al tema della mediazione culturale. Ora io voglio dire, attenzione, perché il mediatore non è uno straniero che smozzica un po' di italiano e parla bambarà o swahili e quindi è utile per le traduzioni a basso costo. Io credo che il mediatore sia un nuovo italiano che magari ha letto Manzoni e Primo Levi e non perché l'avrebbe fatto lui, ma perché è il percorso di inclusione in Italia che l'ha portato a fare questo. E quando ha fatto questo, allora è anche un arricchimento, perché poi l'Italia non è quello che era, ma l'Italia è quello che sarà con i nuovi italiani. E penso che gli stranieri vadano coinvolti nella memoria della città. Noi facciamo ogni anno il 16 ottobre una manifestazione per ricordare la deportazione degli ebrei al ghetto, il 16 ottobre del 43. Bene, e a questa manifestazione vengono tanti nostri studenti stranieri, ci sono tanti giovani arabi. Ci sono tanti giovani che imparano una storia, entrano in una memoria, che è la memoria della città. Allora mi collego a questo per dire un altro punto che penso sia nel programma, è quello di un'accoglienza disseminata, quello di un'accoglienza disseminata che sia ripartita in tutti i quartieri, che sia un luogo sempre di piccole comunità, non grandi caserme dismesse per esempio, l'obbrobrio per esempio di luoghi dove ci stanno 400, 500 o insomma un gruppo di stranieri. Questi sono luoghi non solo della non accoglienza o dell'accoglienza a basso livello, sono luoghi dell'accoglienza che non produce mai integrazione. Ora, io penso che il problema è che i luoghi, insomma, non dobbiamo riservare l'accoglienza agli stranieri in una, sala d'attesa di una discarica sociale.
questo penso che sia il problema. Abbiamo visto come spesso i romani hanno bisogno di tanti servizi che non gli vengono resi e abbiamo di fronte un sistema di accoglienza che vacilla e che fatica, e guardate, non perché gli stranieri siano troppi, veramente non perché gli stranieri siano troppi, guardate che in Europa c'è un tasso di profughi che è il 2 per mille della popolazione, in Libano c'è un tasso di profughi che è il 23% della popolazione. Non possiamo pensare che siano troppi loro, dobbiamo pensare qualcos'altro, dobbiamo pensare a cambiare un modello, per esempio un modello di accoglienza che fin dal primo giorno prepara un inserimento effettivo quando l'accoglienza finisce. L'accoglienza per i profughi finisce 6 mesi dopo il riconoscimento dello status. E quando uno 6 mesi dopo non c'ha nulla, non ha imparato nulla e non è pronto a fare un mestiere, cosa fa? Io credo che l'accoglienza potrebbe cambiare anche nel senso che l'accoglienza non è dare un tetto, ma è inserire fin da subito. E credo che, per esempio, proporre attività di volontariato, proporre tirocini, rendere subito utili persone che, diventando utili, trovano qualcosa che sarà utile anche a loro stessi dopo. Io credo che questo sia importante. Un'ultima cosa, vorrei dire, è un tema di linguaggio. Ieri ho letto sul Corriere della Sera che un povero ragazzo di 17 anni, morto, suicida, in una casa di accoglienza, è stato trovato da un volontario della struttura. Non è un volontario. Cioè, mettiamo le parole per il senso che hanno. A Roma e in Italia c'è uno spazio per l'impresa sociale e c'è uno spazio per il volontariato. Impariamo a mantenere distinti questi ruoli. Sono entrambi ruoli preziosi che vanno valorizzati. Vanno valorizzati e potranno essere se il pubblico fa la sua parte. Per esempio, l'abbandono delle periferie, dove si sente di più il tema dell'immigrazione, perché naturalmente è lì che il tasso di immigrazione è maggiore, ma dove si sente in generale di più il tema dell'isolamento sociale, dell'anomia sociale. Ecco, parlare di volontariato e parlare di impresa sociale significa che nelle periferie una politica delle sedi, una politica delle attività va fatta. Io segnalo che dopo il cosiddetto scandalo Affittopoli, l'amministrazione commissariale ha fatto una politica che sostanzialmente sta portando al togliere le sedi al volontariato nelle periferie o al centro. Ora, forse è il caso di fare qualcos'altro per Affittopoli e forse invece è il caso anche di riscoprire il valore che attività sociali di valorizzazione possono avere in quartieri dove non c'è più la piazza con le attività sociali, e questo va ricreato una cornice, un ambiente. Grazie. Anche qua abbiamo capito che l'inclusione, l'aggregazione crea poi cultura, crea, diciamo, fa partecipare i cittadini a quello che sinceramente non hanno. Ed è chiaro che abbiamo tutta a disposizione, ma non usiamo gli strumenti che abbiamo, riusciamo a coinvolgere poi le persone che sono parte del nostro Stato. Ed è davvero incredibile come non è stato fatto nulla fino ad oggi, quando l'emergenza abitativa dimostrava che c'erano le risorse per poter affrontare il tema accoglienza in modo oggettivo, in modo appropriato, non è stato fatto nulla se non speculare su chi arrivava a cercare lavoro, cercare una vita dignitosa. È davvero incredibile. Un commento su questo? Cioè, per esempio, le reazioni demagogiche, penso per esempio agli scontri attorno all'accoglienza dei minori a Tor Sapienza o altro, quello, io credo, per esempio, una buona politica sarebbe spiegare alle persone, di fronte a un'accoglienza disseminata sul territorio, che quell'accoglienza non è un problema. Cioè, parlare con i cittadini significa anche anticipare la demagogia e la violenza, e questo credo anche che andrebbe fatto. L'ultimo intervento, USB, emergenza abitativa, Vittoria Molinari, è presente, perfetto. E poi iniziamo a fare delle conclusioni con Eleonora Di Mauro, rappresentante 5 Stelle, candidata in comune, e poi chiudiamo tutta la nostra giornata. Prego. Grazie. Allora, buongiorno, io sono Maria Vittoria Molinari dell'Asia USB,
che è un sindacato che da anni si occupa del tema dell'abitare, della casa, insomma, in linea assegnataria all'inizio quando è nata, soprattutto dopo che è nata Torbella Monaca, e poi invece appunto quindi, è cambiata la società, quindi il tema non è soltanto il problema della casa, ma tutto il resto che ruota intorno a quello che sono i diritti e i bisogni dell'uomo. Io personalmente ho, diciamo, il territorio in cui opero è proprio Torbella Monaca, per cui ascoltare poi tante cose che vanno dal tema della disabilità, della multiculturalità eccetera eccetera, sono un po' in realtà quello che poi noi viviamo tutti i giorni nelle nostre sedi, perché nonostante Torbella Monaca, io sono proprio sul via dell'archeologia, sia comunque la città pubblica per eccellenza, perché comunque sono tutte case popolari, e in realtà da noi si rivolgono tanti genitori che hanno ragazzi disabili, tanti anziani, tanti anche ragazzi stranieri, anche se devo dire che a Torbella Monaca è molto basso, proprio in quello specifico territorio dove sono io, la presenza di stranieri, mentre intorno Torre Angela, le borgate intorno, insomma, sono piene, tant'è che il nostro territorio è quello che ha più presenza di diverse etnie. Diciamo, entro nel tema specifico che è quello della casa, credo, diciamo, l'elemento per cui sono stata invitata all'argomento. Allora, io, come dire, il tema della casa sapete benissimo tutti quanti che è forse la patata più bollente che negli ultimi anni Roma si è trovata ad avere tra le mani, chiunque ha governato la città. È l'elemento che incide più di tutti sulla nostra vita, perché comunque la maggior parte dei nostri redditi se ne va per un affitto o per un mutuo. E di conseguenza spesso anche le persone che lavorano diventano appunto povere, nel senso che non ce la fanno a pagare e si trovano in situazioni di difficoltà, per cui spesso subiscono sfratti, diventano morosi, si vergognano, perché anche questo è un altro elemento che non esce mai rispetto alla sensazione, che poi non è una sensazione perché è la verità, di sentirsi poveri, e cioè la povertà di essere povero. Questo è un elemento che io dico che è una vergogna in uno stato civile, perché dico sempre che deve vergognarsi, chi riduce l'essere umano a queste condizioni, e quindi le nostre battaglie sono tutte volte in quella direzione. Allora, Roma c'ha questo grande problema rispetto ad esempio, come sapete, insomma, c'è una modalità di assegnazione delle case popolari, entro proprio nello specifico del problema perché è fondamentale, perché chi governerà la città avrà comunque questo primo compito, perché noi anche rispetto a questo facciamo, insomma, molte azioni, rompiamo le scatole, perché in realtà ad oggi non abbiamo ancora chiaro qual è la graduatoria reale rispetto ad esempio agli aventi titolo della casa popolare. Questo perché? Perché il comune nel tempo, avendo poco personale diciamo che si occupa nello specifico delle graduatorie, e con difficoltà le fa scorrere. Allora questo comporta... È voluto o non è voluto? Ma guardi, allora noi abbiamo avuto un incontro prima che cadesse la giunta e ci è stato detto chiaramente da Cininelli che il problema era proprio anche nell'organizzazione del lavoro, perché ci sono due persone nel comune di Roma che si occupano dello scorrimento delle graduatorie, quindi probabilmente l'elemento fondamentale è l'organizzazione del lavoro. Che sia voluto o meno, diciamo che negli anni non si è fatto nulla per le case pubbliche, di conseguenza immagino che la volontà politica è stata proprio quella di non risolvere come si deve questo tema che è fondamentale nella nostra città. Per cui questo è il primo elemento che mi sento di proporre, e cioè diciamo organizzare il lavoro in modo tale che queste graduatorie possano scorrere e si abbia una reale fotografia di quello che è l'esigenza di Roma rispetto alla casa popolare. E l'altro elemento qual è? Spesso cito l'articolo 42 della Costituzione sul tema della proprietà privata, ultimamente tutti si mettono paura, ma io pago il mutuo, quindi tranquilli che non c'ho casa pure io. Però secondo me anche questo è un tema fondamentale. Noi abbiamo situazioni come Ponte di Nola, ad esempio, no? Il famoso quartiere Caltagirone,
ci saranno non so quante migliaia e migliaia di case chiuse, nel senso di non affittate. Ora, io credo che l'amministrazione in qualche maniera dovrà anche farsi carico di questo, perché noi a Roma c'è un bisogno reale di case popolari. Non possiamo pensare di andare a consumare altro suolo. Allora bisognerà capire come affrontare questo problema. Io dico sempre che il primo elemento è anche il censimento reale degli immobili. E spieghiamo anche un'altra cosa. Continuare a dire che chi abita al centro di Roma paga poco è sbagliato. Al centro di Roma, nelle case pubbliche del Comune di Roma, ci deve abitare chi ha diritto. O paga poco o paga tanto. Cioè, continuare a dire che le case del centro di Roma non devono essere occupate perché hanno un valore di mercato che non è equivalente a quello che potrebbe pagare un cittadino che ne ha bisogno, è un grave errore. E questa volta, se permettete, quando io sento che bisogna far sentire i cittadini romani, cittadini come dire, che amano la propria città, a Roma non ci abitano più i romani, al centro di Roma ci abitano gli immobiliaristi, le grandi proprietà, i ricchi, gli stranieri. Noi romani siamo tutti nelle periferie. Allora noi dobbiamo anche ragionare su questa cosa, rimettere il cittadino al centro dell'attenzione. Cioè, ci sono le proprietà del Comune di Roma che vengono date a chi ne ha bisogno. Questo è un altro elemento che fa rivivere la città, perché questo fenomeno della famosa gentrificazione ha prodotto poi quello che ci abbiamo. Noi ci abbiamo, ad esempio, il nostro versante, sono 260.000 residenti sulla carta, ma saranno sicuramente di più, arriveremo quasi a 300.000. Noi abbiamo da Torre Spaccata, che confina con l'ex, ora Settimo è diventato, arriviamo sotto San Vittorino, cioè sotto Tivoli. Il nostro territorio ha una dispersione che non è possibile, perché anche a livello di servizi questo crea dei problemi, e quindi significa che alcune risorse vanno un po' investire laddove serve. Il tema della casa è fondamentale. L'altro elemento è il buono casa. Io vado un po' a temi perché sono quelli che noi abbiamo anche di cui ci siamo occupati, perché poi la gente comunque viene e ci abbiamo anche questo ruolo, come dire, nei nostri sportelli. Allora, il buono casa è stato fatto per chiudere i residence. Perfetto, perché sappiamo tutto quello che significa, insomma, 39 milioni di euro l'anno sui residence, mafia capitale, eccetera, eccetera. Però anche il buono casa, così come è concepito, è un problema, perché la gente che deve comunque, diciamo, aderisce al buono casa e quindi esce dal residence, oppure la gente che viene buttata fuori da casa perché c'è l'elemento appunto degli sfratti, hanno difficoltà a reperire gli immobili, perché loro fanno l'adesione a questa, al buono casa, dopodiché la casa se la devono cercare da soli, e questo è un problema serio. Allora io credo che anche da un punto di vista organizzativo queste siano cose che vanno riviste. E ritornando al tema della graduatoria, vi dico che a Casal Monastero ci sono 40 immobili chiusi dell'ATER, no? E questo elemento appunto, come dire, richiama quello che dicevo prima, ossia una verifica chiara delle proprietà pubbliche, delle graduatorie, dello scorrimento, e poi chiaramente dove serve fare in modo che chi mantiene la rendita speculativa sulla casa la faccia finita, perché non è possibile che gli affitti siano così alti a Roma, perché pur con le case chiuse, circa 200.000 immobili, la gente deve stare in mezzo alla strada. È una cosa importante, scusatemi, perché il tema della legalità per il 5 Stelle, come dire, è fondamentale. Però io dico spesso che la legalità è una cosa e la giustizia sociale è un'altra. La gente che occupa casa e continua ad occuparla in barba al decreto Lupi, l'articolo 5 che impedisce le residenze eccetera eccetera, è gente che ha bisogno, perché quando a Tor Bella Monaca tu c'hai un appartamento chiuso da 4-5 anni e l'ATER magari ci spende soldi pure per metterci l'antifurto che non so quanto costa, la gente, diciamo, entra comunque. Lì magari con un po' più di difficoltà, ma nelle case del comune entra, perché non si può lasciare una casa sfitta, sapendo il bisogno che c'è. Quindi io, come dire, io spero che in qualche modo di aver contribuito, purtroppo il tempo è stretto perché il discorso sarebbe ancora molto più lungo e da approfondire, però spero di essere stata utile per il vostro lavoro.
Allora, per l'intervento finale, oneri e onori di chiudere la giornata di oggi, abbiamo la nostra candidata al Comune per il Movimento 5 Stelle, Eleonora Di Mauro, mia collega, una psicologa, e ci chiuderà la mattinata, che è stata veramente piena di spunti, interventi e cose veramente interessanti da ascoltare. Grazie a tutti quanti. Allora, io mi ritrovo qui dopo due settimane a parlare per ultima, perché due settimane fa sono stata qui al forum del terzo settore e mi sono inserita per ultima parlando come cittadina e non presentandomi come candidata, diciamo. E praticamente avevo osservato come tutti i politici che erano, che comunque erano passati qua, avevano parlato e poi se ne erano andati via, non ascoltando invece i cittadini, cioè quelli che comunque chiedono il sostegno. E, insomma, oggi sono passate 4 ore, quindi sono anche abbastanza stanca, e io dovevo intervenire riguardo al programma del Movimento 5 Stelle sugli anziani, quindi l'invecchiamento primario degli anziani sani, e quindi insomma un po' elencare quello che ha in mente il Movimento 5 Stelle, partendo dal presupposto che il reddito di cittadinanza non è solamente riferito, cioè il fatto che nessuno debba rimanere indietro non è solamente riferito al reddito di cittadinanza, ma al fatto proprio di ridare dignità ai cittadini. Quindi, come è stato già detto più volte durante la giornata, il Movimento 5 Stelle vuole proprio fare questo e sta lavorando, sta adottando dei sistemi per fare questo, ridare dignità a tutti quei cittadini che fino adesso purtroppo non l'hanno avuta. E le passate amministrazioni infatti ci hanno fatto, cioè comunque ci hanno dimostrato anche con Mafia Capitale che si è lucrato sulle debolezze e sulle fasce più fragili della popolazione. E, per quanto riguarda il programma del Movimento 5 Stelle per la fascia della terza età, come prima cosa si voleva istituire un volontariato comunale ben strutturato. Quindi non più, diciamo, servizio fuori dalle scuole per aiutare i bambini ad attraversare la strada, ma una rete, un puntino tra l'amministrazione e gli anziani che possa in qualche modo contribuire al sociale. Come? Scusate, chiedo solo ancora veramente un minuto di attenzione perché abbiamo chiuso. Se volete ve lo leggo assolutamente, così allora, praticamente sottolineare il discorso dei centri anziani che oggi sono dei veri e propri bacini elettorali e quindi togliere la politica dall'interno dei centri anziani i nostri consiglieri comunali prima firmataria Virginia Raggi l'hanno preparato un nuovo regolamento sui centri anziani che purtroppo la maggioranza marino ha bocciato ed è stato sostituito con uno ex novo firmato Erika Battaglia con degli elementi poco trasparenti nel suo interno. E quindi appunto togliere la politica e togliere anche i soldi, perché gli anziani all'interno dei centri devono pensare al loro benessere, devono pensare ad aggregarsi insieme ad altri anziani e a svolgere, diciamo, una vita tranquilla. Invece spesso all'interno degli stessi centri girano anche degli interessi di profitto economico. E poi una cosa che mi sta molto a cuore, creare un protocollo d'intesa tra le università, gli istituti superiori e i centri anziani. Per esempio, i ragazzi possono andare a fare lezioni per imparare a usare il PC agli anziani in cambio di crediti formativi. E questo può essere appunto un ponte intergenerazionale, quindi creare un ponte tra passato e futuro, in cui gli anziani sono al centro dell'attenzione, proprio come persone, sia dal punto di vista etico che sociale. Vado avanti, creare anche dei condomini solidari. Ci sono già altre situazioni in Italia dove appunto in abitazioni ci sono sia anziani fragili, quindi soli, che non possono andare a fare la spesa, che non possono pagare le bollette, e anche famiglie
che in qualche modo si adottano con patti di solidarietà ad aiutare questi anziani o anche i disabili lievi. E vado avanti e parlo, diciamo, un po' al discorso degli anziani, vado a chiudere. E parliamo di multiculturalità, è un argomento che comunque anche questo ci sta a cuore. Roma, a Roma ci sono molti migranti e continuano ad arrivare tanti migranti in Italia. E c'è da osservare il fatto che Mafia Capitale ha palesato che comunque le amministrazioni hanno chiuso sempre gli occhi di fronte allo sfruttamento economico della tragedia dei rifugiati e dei migranti. Quello che noi vogliamo stabilire è la legalità anche per quanto riguarda questo discorso e quindi creare un protocollo d'intesa tra le ambasciate di riferimento dei migranti e le amministrazioni, come pure il potenziamento del tavolo interreligioso e le comunità dei migranti. Invece per quanto riguarda sia l'accoglienza che la rete territoriale, appunto il fatto di potenziare come previsto dalla normativa nazionale, creando e favorendo il coordinamento tra prefetto, tra amministrazione comunale, amministrazione municipale, enti gestori e servizi di supporto. E creare quindi una sinergia tra le autorità competenti, tra le amministrazioni, tra i prefetti, cercare di creare qualcosa per il benessere anche dei migranti che vengono da noi. Grazie. Grazie Manona. Passiamo ai ringraziamenti, ringraziamo tutto il tavolo, Sandra che sta uscendo, Rolando, Giuseppe, Marina, tutti i candidati che ci hanno aiutato a chiudere, a sottolineare in blocchi, Davide che la cui presenza è stata fondamentale, Federica che era in panchina ma pronta a scendere, tutti i relatori che sono intervenuti. È stata veramente un incontro molto interessante, la prossima volta sarà ancora migliore perché se con ogni probabilità tutto va bene ci vediamo in Campidoglio.